Bene, buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì, Presidente. C'è il numero legale. Nomino scrutatori per la seduta i consiglieri Walter Manzon. Giovanni Franchin. Francesco Ribetti. Risultano assenti i consiglieri Emanuele Loperfido e Martino Gregorio. Arriverà in ritardo il consigliere Francesca Cardin. Comunico che, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri anche in formato digitale e può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico l'ordine dei lavori. L'ordine dei lavori avrà la seguente scansione. Si inizierà con l'esame di 3 interrogazioni, dopodiché procederemo all'esame della deliberazione di cui al punto 1 fino al suo esaurimento. Se rimarrà del tempo, prima del 22:30, esamineremo le altre deliberazioni. Signor Sindaco, vuol fare delle dichiarazioni. Prego, signor Sindaco. Buonasera a tutti. Avremo sicuramente un lungo consiglio comunale, ma penso che sia nella mente di tutti che prima di far partire i nostri lavori e le nostre discussioni, il pensiero a quello che è accaduto in Francia deve essere condiviso da tutti noi. È un qualche cosa di parole, ne sono state dette a fiumi, abbiamo lanciato dei simboli anche dalla nostra città di vicinanza a Parigi e alla Francia. Io ritorno a ribadire che oltre alle parole, come nazione, come nostra politica, dobbiamo dare un chiaro segnale di dove siamo in questo teatro internazionale che è sempre più difficile e che esige anche da parte nostra posizioni e scelte chiare. Però questa sera quello che volevo chiedere a tutti voi e chiedo al Presidente è di unirci per un minuto di silenzio proprio a ricordo delle vittime, di tutti i ragazzi che sono morti lì e che erano andati a fare le cose normali che si fanno durante un fine settimana. Erano andati a vedere uno spettacolo, erano andati a mangiare qualche cosa insieme con i loro amici e sono stati selvaggiamente trucidati da questi fanatici che sembrano essere davvero la piaga del nostro tempo. Quindi, Presidente, quello che volevo chiederle è un minuto di silenzio da parte di tutti. Chiedo al Consiglio, al pubblico, di osservare un minuto di silenzio. Grazie. Grazie. Prego. No, doveva intervenire, no? Ah, scusi. Va bene. Pertanto, iniziamo ad esaminare le 3 interrogazioni. Interrogazione del gruppo misto Daniello Sonia, oggetto manifestazione di interesse CAF. La legge delle unioni e delle fusioni di comuni nella regione Friuli Venezia Giulia, legge regionale 26-2014, ha cambiato la geografia e l'architettura politico-istituzionale degli enti locali.
Il Comune di Pordenone ha enfatizzato con la discussione in Consiglio del 23 marzo 2015 il valore di questa rivoluzione copernicana della nostra regione e a cascata a livello comunale, poiché è concepita per la valorizzazione delle risorse umane con il dovuto percorso formativo di arricchimento professionale. In particolare l'assessore Mazzer ha esposto in Consiglio che l'organizzazione delle UTI con la nuova architettura avrebbe portato sicuramente dei vantaggi in termini di risparmio e di maggiore efficienza dei servizi, consentendo di mantenere vivo sul territorio l'attenzione al cittadino e ai suoi bisogni, per salvaguardare l'operatività di ciò che nei comuni, in particolare il nostro comune capoluogo, funziona al meglio, e in particolare verrà salvaguardata tutta l'attività socio-assistenziale a tutela delle fasce più deboli. Visto l'inserimento nel sito del Comune dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di CAF per la raccolta delle dichiarazioni sostitutive uniche, DSU, a favore dei cittadini che intendono accedere alle prestazioni sociali agevolate condizionate al rilascio della stazione ISEE e raccolta delle richieste di accesso ad alcune prestazioni agevolate del Comune per un periodo di 2 anni eventualmente rinnovabili per ulteriori 2 anni, chiedo come mai a distanza di 5 mesi si manifesta questa volontà? Su quali criteri ci si è mossi per richiedere il supporto dei CAF? Come mai non si è aspettato l'insediamento delle UTI per verificare se il personale nelle UTI non sarebbe stato in grado di rispondere a queste esigenze? Perché si lavora sui 2 anni, visto che manca 1 anno alla scadenza del mandato elettorale? Perché di questo argomento non si è pensato di discuterne tra tutti i consiglieri facendone oggetto di delibera? Perché non se ne è discusso in commissione terza? Perché non si è pensato a una delibera di giunta? Firmato Sonia Daniello. Assessore Romor, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Grazie anche alla consigliera Daniello per questa interrogazione che ci permette di mettere in evidenza le scelte che sono state fatte e anche spiegare i motivi per cui le abbiamo fatte. Va ricordato preliminarmente che con il 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE che comporta il generalizzato obbligo di produrre la DSU, ovvero la dichiarazione sostitutiva unica, per tutti i cittadini che intendono accedere a prestazioni agevolate in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 numero 159, regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE e del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 novembre 2014, con il quale è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica DSU, dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Tale obbligo di compilazione online è accompagnato da un importante aggravio dell'attività di ricevimento digitale di tali dichiarazioni e poi devono essere validate all'INPS. Le difficoltà di avvio e la maggior onerosità burocratica del sistema sono di pubblico dominio e segnalate da diversi centri di assistenza fiscale, con particolare riferimento ai CAF, emanazione delle più diffuse sigle sindacali. Va oltre tenuto presente che l'unità operativa che cura lo sportello sociale comunale ha subito nel corrente una rilevante riduzione a motivo di pensionamenti e mobilità esterne. Difatti l'ufficio è temporaneamente dimezzato, sicché anche utilizzando i rituali rinforzi con personale a tempo determinato è stata valutata la impercorribilità della gestione interna anche alla luce delle nuove attività di supporto alla compilazione digitale delle dichiarazioni sostitutive uniche. A fronte di questo quadro di complessità è stato comunque riordinato il sistema informativo al fine di consentire di rilasciare ai beneficiari le certificazioni globali a livello di ente delle contribuzioni erogate nell'anno di riferimento. Quanto
alla richiesta di informazioni sulla competenza del Consiglio Comunale, della Commissione e della Giunta, la voglio informare che l'organizzazione delle attività amministrative, quali lo sportello sociale, rientra nella gestione ordinaria dell'ente, rimessa alla competenza della struttura. Il Consiglio Comunale e la Giunta hanno per la loro parte approvato le dotazioni di bilancio per esercitare le attività, mentre non risultano competenti in materia di emissione di manifestazione di interesse. È competente il dirigente di struttura. A fronte della impossibilità di attrezzare il nuovo servizio di ricevimento di SU con personale ridotto, è stato proposto e valutato di avviare un'indagine di mercato per acquisire disponibilità da parte dei diversi CAF ad accreditarsi per il ricevimento del DSU e in via sperimentale anche al contestuale ricevimento di istanze relative a benefici sociali diversi. Tale scelta è stata motivata nell'intento di evitare ai cittadini richiedenti i benefici di doversi recare in più CAF, in più uffici CAF per la presentazione delle DSU e poi allo sportello sociale comunale per la puntuale richiesta del beneficio carta famiglia, SGATE, bonus sociale, affitti onerosi, eccetera. Ciò consente ad un utente di effettuare l'intera procedura di accesso al beneficio al quale è interessato mediante il rapporto con un unico interlocutore, come di seguito illustrata. Facciamo l'esempio di percorso. L'utente si rivolge al CAF incaricato per ricevere tutte le informazioni per l'accesso al beneficio di cui ha interesse, il quale fornisce anche l'indicazione della documentazione completa da produrre. Il suddetto CAF assiste l'utente nella compilazione del DSU con relativo inserimento al sistema. L'utente, al momento del ritiro dell'attestazione ISEE elaborata dall'INPS, verifica se rientra nei limiti fissati per accedere al beneficio cui è interessato e, in caso di esito positivo, presenta seduta stante la domanda, avendo già avuto in precedenza l'informazione circa la documentazione da presentare a supporto della stessa. Il cittadino ha quindi completato l'intero iter burocratico senza ulteriori adempimenti presso un unico soggetto. Infine, quindi, il CAF, laddove previsto, invia all'ente le pratiche ricevute per la prevista adozione del provvedimento e successiva comunicazione all'utente. È tutto un processo di semplificazione che tentiamo di svolgere. La scelta è peraltro in linea con il protocollo sottoscritto ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'articolato 18, comma 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000 del numero 452 e successive modifiche e integrazioni in merito alla possibilità da parte dei comuni di stabilire collaborazioni con i centri di assistenza fiscale al fine di fornire agli utenti l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva finalizzata al rilascio dell'assestazione ISEE. Questo punto protocollo, sottoscritto tra ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani e Consulta Nazionale dei CAF relativamente al convenzionamento dei comuni con il CAF per l'assistenza e la trasmissione al sistema SGATE, è un sistema che permette ciò. In tal senso si informa che il Comune di Pordenone ha nel frattempo, primo comune in regione e forse anche nel resto d'Italia, ottenuto l'autorizzazione dalla regione ad aprire ai CAF convenzionati la anagrafe dei cittadini per consentire la istruttoria in tempo reale. La sicurezza dei dati è garantita dal sistema Interprana. E appena il caso di informarla che è altresì nota all'amministrazione e ai dirigenti la difficoltà di avvio del sistema di ricevimento delle DSU e l'onere che la manovra ha scaricato sui CAF ed in particolare sui principali CAF di emanazione sindacale che trattano la parte più rilevante di pratiche e che quindi la ricerca di mercato per allargare il numero di CAF convenzionati
va nella direzione di diluire fra più soggetti le attività per ridurre i tempi di attesa. In questa fase sono pervenute disponibilità da parte di diversi CAF, i cui nominativi saranno resi noti appena completate le attività di verifica. Questa fase di sperimentazione sarà utile anche a recepire suggerimenti e indicazioni, nonché a testare la effettiva congruità dei costi unitari previsti dalla convenzione fra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF. Quanto alle osservazioni, questo è un post-scriptum, quanto alle osservazioni sulle UTI, si rappresenta che gli efficientamenti derivanti dall'avvio necessiteranno di congrui tempi e comunque non sarà comunque ragionevolmente possibile sostituire con dipendenti pubblici l'attività di raccolta delle DSU che ora vede impegnate decine di lavoratori dei CAF. Pertanto, nel breve, non era possibile procedere diversamente per le motivazioni in premessa. Noi abbiamo pensato di fare una buona cosa. Vedremo se i risultati ci daranno ragione. Grazie Assessore. Prego, Consigliere Daniello, può dichiarare se si ritiene soddisfatta. Sì, grazie Presidente. Ho letto il bando, Assessore Romor, bellissimo, scritto in modo ineccepibile. E però stento a credere che difficilmente i CAF notoriamente noti, CGL, CISL, UIL, ho letto anche stamattina una nota a nome loro perché non riescono a far fronte viste la diminuzione dei contributi nazionali. Difficilmente concorreranno a questo, non lo so quali siano i soggetti, mi scusi ma la voce mi sto andando, sono un po' influenzata. Difficilmente concorreranno a questo bando, visto il costo che avete messo a bando. Comunque mi ha risposto un po' dribblando sulla questione UTI, perché le UTI credo servano proprio a questo, a far fronte anche alla situazione di persone in difficoltà e che fanno ricorso spesso e volentieri al comune. È vero che poi fanno il ping pong tra comune e INPS, però rispetto al DSU e all'ISEE, e compilare l'ISEE nuovo non è facilissimo, visti i termini di legge che devono essere applicati. Però insomma, io avrei aspettato un attimino, quindi non sono per niente soddisfatta della sua risposta, anche se certamente ha dato i termini di legge per cui si è ha fatto questo bando. Giustamente il dirigente di settore ha creduto opportuno, io credo invece che bisognava aspettare un po' per fare questo bando. Prima dar spazio alle UTI e alla risposta all'utenza e poi casomai verificare se non eravamo in grado di sviluppare questo settore o dare una mano agli utenti anche in difficoltà, soprattutto in difficoltà, semplicemente facendo ricorso al cosiddetto PIN telematico, per cui uno con un accesso al computer se la poteva gestire da solo la pratica e magari invece di utilizzare due persone del comune, un'amministrativa sola che dà indicazioni. Forse anche così erano ridotti i tempi. Comunque, questa è una decisione vostra, per l'amor di Dio. Io non sono molto soddisfatta e non sono molto contenta di questa risposta e neanche di questo bando. Grazie. Grazie, consigliere. Passiamo alla seconda interrogazione. Interrogazione sulla censura contro la preghiera dell'Alpino. Il sottoscritto Francesco Ribetti, consigliere del Comune di Pordenone, facente parte del gruppo consigliare del Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia, premesso che su organi di stampa è stata riportata notizia che il giorno dell'assunta nella cappella alpina di Passo San Boldo, al confine tra le province di Treviso e Belluno, il parroco che celebrava la Santa Messa si sarebbe rifiutato di far leggere in chiesa la preghiera dell'Alpino, chiedendo di modificare alcuni passaggi e in particolare quello in cui viene invocato il Signore affinché renda
forti le nostre armi contro chi minaccia la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. Pare che la motivazione del diniego sia rintracciabile in un provvedimento dell'ufficio liturgico di tale diocesi, Vittorio Veneto, che avrebbe sconsigliato nelle celebrazioni delle messe ed in particolare nei funerali le preghiere con richiami estranei ai riti liturgici, come quelli agli armamenti. Il passo censurato della preghiera è chiaramente un passo volto ad enfatizzare non le armi quale strumento di offesa, bensì quale strumento di difesa, in particolare contro atteggiamenti ostili di altri che minaccino il vivere civile della nostra civiltà, conquistato attraverso millenni di crescita e che si rivela sempre più attuale, anche alla luce dei fanatismi di carattere religioso presenti in molte parti del mondo, che per il comportamento scellerato di chi ci governa rischiano di giungere sin dentro casa nostra. Pare che, per fortuna, tale comportamento non sia seguito nella nostra diocesi. Alla luce di ciò, pare assolutamente non condivisibile il comportamento tenuto dalla diocesi di Vittorio Veneto, che tra l'altro comprende anche il secondo maggior comune della provincia di Pordenone, Sacile. Ne pare che tale comportamento sia non censurabile, soprattutto da parte di una comunità quale quella pordenonese, fortemente legata ai valori e agli ideali alpini. Lo scrivente ha già presentato apposita mozione, ma le tempistiche lunghe per la discussione delle mozioni che l'amministrazione impone, non si tengono consigli comunali per la discussione di sole mozioni e interrogazioni, rischiano di vanificare la mozione e il dibattito sul punto. Tale argomento è sentito in molte parti d'Italia, tanto che lo scrivente è stato contattato dal Presidente del Consiglio Comunale di altra città, Fabriano, per avere il testo della mozione, in quanto tale amministrazione cittadina sarebbe intenzionata a farla propria. Tutto ciò premesso, sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL, interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. Se l'amministrazione comunale di Pordenone sia favorevole o contraria alla posizione assunta dalla diocesi di Vittorio Veneto di proibire nelle celebrazioni delle messe ed in particolare nei funerali la preghiera dell'alpino. 2. Se sia intenzione dell'amministrazione comunale di Pordenone emettere nota ufficiale a firma dei presidenti che vorranno sottoscriverla in rappresentanza dei propri gruppi consigliari, con la quale esprimere alla diocesi di Vittorio Veneto il proprio disappunto per il comportamento tenuto il giorno dell'assunta dal parroco che ha celebrato la Santa Messa nella cappella alpina di Passo San Boldo, al confine fra le province di Treviso e Belluno, che ha vietato di far recitare la preghiera dell'alpino all'interno della chiesa. 3. Se parimenti sia intenzione dell'amministrazione comunale mettere nota ufficiale, a firma dei presidenti che vorranno sottoscriverla in rappresentanza dei propri gruppi consigliari, con la quale richiedere alla diocesi di Vittorio Veneto e o a chi è ritenuto competente per la modifica di tale indicazione di comportamento, nota ufficiale con la quale, nel rimarcare lo spirito della preghiera dell'alpino, come sopra richiamato, venga richiesta la revoca del divieto attualmente esistente a far recitare tale preghiera all'interno delle chiese in occasione di eventi, quali i funerali. Firmato Francesco Ribetti, Presidente del Gruppo Consigliare del Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia. La parola al Sindaco. Prego, signor Sindaco. Ecco, grazie Presidente. Effettivamente quella notizia di cronaca ha avuto un certo rimbalzo sui giornali e anche all'interno dell'Associazione Nazionale degli Alpini, perché era chiaro che era un qualche cosa che veniva, per certi versi, veniva rivolto anche all'Associazione Nazionale. Bene, leggo testualmente che cosa alla fine, sia sul sito dell'ANA che sul giornale L'Alpino, quindi l'organo ufficiale dell'associazione, è stato scritto in materia. Il giorno di Ferragosto ha promosso a casa nazionale un episodio che ha posto al centro dell'attenzione la nostra preghiera. Non che mancassero notizie per riempire le pagine dei giornali o gli spazi dei siti web nel mese vacanziero per eccellenza, almeno in Italia, ma probabilmente a qualcuno ha fatto comodo quanto avvenuto alla celebrazione di Passo San Boldo in quel di Vittorio Veneto. Non è la prima volta che da quelle parti si tira in ballo la preghiera dell'alpino, ma non è questo il problema principale, seppur meriti molta attenzione. In realtà c'è un pericolo, a mio giudizio, a cui dobbiamo prestare particolare attenzione e che si è già manifestato in diverse occasioni. Il pericolo si chiama uso improprio dell'ANA. Gli eventi e le manifestazioni che animano la nostra vita associativa sono guardate con interesse da molti. Vero amore verso gli alpini? Vera considerazione per quanto gli alpini fanno? A volte si ha l'impressione che non sia proprio così. Sembra più una mera convenienza personale o di parte a spingere queste persone ad interessarsi dell'ANA.
Ho l'impressione che siamo rimasti in poche a fare le cose perché le sentiamo dentro, perché biasimiamo il nostro essere, il nostro vivere ed agire su quei valori, perché basiamo, scusate, il nostro essere, il nostro vivere ed agire su quei valori e su quei sentimenti che sono le fondamenta della nostra famiglia alpina. Quanti politici o pseudopolitici vengono alle nostre manifestazioni solo per farsi vedere nel tentativo, non sempre riuscito, di raccogliere consensi? Ne ho visti parecchi in quest'anni essere presenti in tribuna d'onore alla Dunata solo quel tempo che bastava a farsi notare dai loro potenziali elettori. Quanti esponenti del mondo dell'informazione si interessano a noi non per quello che facciamo in silenzio ogni giorno, ma perché in alcuni casi facciamo notizia e aiutiamo a vendere? Quanti vengono da noi solo perché siamo in tanti e quindi rappresentiamo un potenziale mercato interessante? E allora, cari alpini, facciamo molta attenzione a non passare per ingenui. Non prestiamo il nostro onorato cappello ad una testa non alpina al personaggio di turno per le foto da mettere sul giornale o per mostrarsi in televisione. Non prestiamo la nostra immagine solo per convenienza o per compiacere. Noi siamo e dobbiamo restare, nel bene o nel male, gli alpini d'Italia. Vogliamo essere testimoni di valori non commercializzabili, di valori che vivono nel nostro cuore e si manifestano con il nostro agire. Duri per durare, occhio alla penna. Aggiunge, un'associazione di 400.000 persone, più tutte quelle che gravitano intorno, finisce inevitabilmente per diventare un boccone goloso per tante gole voraci. Lo dobbiamo mettere in conto, cercando di vigilare perché non succeda che qualcuno ci tiri per la giacca solo per convenienza. Ma l'amarezza più grande non è quella di sentirci strumentalizzati dall'esterno, quanto di vedere alpini che si prestano al gioco. Quando la passione per qualche partito interesse di alto tipo prendono il sopravvento, c'è da domandarsi quanto di alpino sia rimasto dentro. Bene, noi condividiamo questa posizione e, mi spiace, questa è la nostra risposta. Grazie signor Sindaco. Prego consigliere Ribetti, può dichiarare se si ritiene soddisfatto. Grazie Presidente. Guarda, mi potrei sentire soddisfatto se avessi rivolto l'interrogazione o una mia richiesta al Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, però io l'avevo rivolta al Sindaco della mia città, quindi prendere una sua risposta di comodo e presa e stampata da altri, francamente mi fa sentire soddisfatto. Mi fa sentire soddisfatto anche stasera, a maggior ragione, perché questa interrogazione era datata 21 di agosto e le parole che venivano, i concetti che venivano rimarcati sulla base della preghiera dell'alpino sono dei concetti semplici, chiari, che ahimè, mi tocca dire, trovano conferma ancora una volta. Io adesso non voglio sconfinare in discorsi di altro tipo, però soprattutto facendo mente locale a quello che è successo lo scorso fine settimana, e all'inizio di questo consiglio comunale non si può non rimarcare come ci sia un comportamento da una certa parte, da parte di certe persone che ci amministrano, un comportamento scellerato. Ho usato appositamente il termine scellerato perché è un comportamento che può provocare degli effetti dannosi e sconsiderati. Lo scrivevo il 21 di agosto, ahimè è successo questo. Tornando alla preghiera dell'Alpino, Sindaco, vede, io chiedevo una presa di posizione da parte sua, ma da parte sua per il semplice fatto che abbiamo ospitato la Dunata Nazionale, la città ne porta ancora il ricordo, tutti sono stati entusiasti di quello che è successo, dell'avvenimento, alpini e non alpini, perché è stata vissuta da tutti come un momento di gioia. La mia era una richiesta di capire qual era la posizione della nostra amministrazione, la sua posizione, Sindaco, nei confronti di chi vietava l'essere alpino. Io non mi vergogno di dirlo, io ho servito il paese in armi, io sono stato ufficiale della Guardia di Finanza e indosso con orgoglio il berretto alpino, perché la Guardia di Finanza può portare il berretto alpino. Io, da noi si chiama berretto, Bianchini. Hai capito? Quando fai l'interrogazione, Bianchini parla, Presidente, però non mi può ogni volta fare per interrompere cortesia, Bianchini. Sì, consigliere Bianchini. Bianchini avrà si astenga fatto, a fare commenti. Avrà pelato quattro patate nel suo servizio militare. Quindi, consigliere Ribetti, anche lei però trascende come solito. Se non vengo interrotto, Presidente, se non vengo interrotto forse posso concludere. Prego.
il mio ragionamento. Quindi, Sindaco, io mi aspettavo una presa di posizione forte, una presa di posizione decisa, perché sa, la presa di posizione che lei mi ha riportato, non ho motivo di dubitare che da dove provenga, mi sembra più una presa di posizione di comodo forse tenuta da chi l'ha presa, perché questa interrogazione mi è stata anche sollecitata da molti, per carità, mi è stata sollecitata da molti alpini che si sono sentiti offesi, che sentono offesi quando non possono recitare la loro preghiera, anche perché, vede, siamo vittima di quel buonismo, di quel falso buonismo che non fa altro che creare, che prestare il fianco a situazioni tipo quelle che succedono, situazioni che si ripetono continuamente, perché leggere le parole forti, rendi forti le nostre armi contro chi minaccia la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana, non è un invito alle armi, un invito ad offendere, ma un invito a difendersi. E noi adesso siamo in condizione di doverci difendere, perché siamo in una terza guerra mondiale. Allora, non andare a vietare di leggere qualcosa che riguarda le nostre tradizioni significa volersi nascondere, voler nascondere la parte dell'opinione pubblica. Vale anche per il consigliere Dalmas, che mi fa perdere il filo, grazie Presidente. Sennò poi Bianchini dice che ce l'ho solo con lui quando mi interrompono. E quindi concludo, Sindaco, la sua è stata assolutamente una posizione di comodo per volersi lavare le mani e non prendere, come al solito, come ci ha abituato in tanti anni di amministrazione, che ahimè finiranno solo fra poco, e poteva forse dimettersi prima, se questa è la sua risposta che deve darci. È stata la sua risposta di comodo, perché non sa cosa dire, perché non sa come giustificarsi, cerca di fare l'equilibrista tra il siamo stati bravi ad ospitare la donata degli alpini e adesso non voglio mettermi contro chi mi dovrebbe sopportare. Chi dovrebbe sopportarla? Sono i cittadini pordenonesi, Sindaco, e grazie a Dio a maggio smetteranno di sopportarla. Quindi mi reputo assolutamente insoddisfatto della sua risposta. Grazie consigliere. Passiamo alla terza interrogazione. Ultima interrogazione, sostegno allo sport e alle infrastrutture sportive. Considerato che lo sport è un valore fondante della nostra città, lo sport genera innumerevoli benefici alle persone, sia fisiche che mentali. Lo sport genera turismo, commercio, passione. Lo sport è alla base di una sana competizione. Per praticare lo sport sia necessario disporre di luoghi e strutture adatte dove praticarlo, che sia necessario un incentivo ed un supporto costante alla pratica sportiva da parte delle istituzioni, o almeno non un ostacolo. Il sottoscritto interroga l'amministrazione per sapere se vi sia l'intenzione concreta da parte dell'amministrazione di incentivare gli sportivi di Pordenone, campioni e non, se sì, eventualmente come. Quale sia l'intenzione dell'amministrazione in merito al degrado riscontrato presso la pista atletica dell'Agosti e del manto erboso dello stadio Bottecchia ed eventualmente quali strategie intende perseverare per porvi rimedio. Se l'amministrazione abbia concreto interesse affinché lo sport possa costituire ancora un valore positivo per questa città. Se a tal fine si renda disponibile ad allungare i tempi di apertura dell'Agosti per permettere alla cittadinanza una maggiore fruibilità, possibilmente anche in orari serali. Che cosa intenda fare per tutelare le squadre e le formazioni sportive della nostra città? Firmato Riccardo Piccinato, gruppo Lega Nord. Prego, signor Sindaco. Grazie, Presidente. Bene, vediamo di rispondere punto per punto a quanto ci viene richiesto. Quindi, circa la prima domanda, se sia intenzione concreta da parte dell'amministrazione, abbiamo... penso da tempo dimostrato che questa amministrazione comunale ha sempre sostenuto, anche in questi ultimi anni, pur in momenti di contrazione delle nostre risorse, le associazioni sportive del territorio con contributi economici e con contributi indiretti, quindi attraverso i patrocini che l'amministrazione mette a disposizione con il proprio personale operaio, il personale di sorveglianza, le tipografie comunali, le attrezzature per le varie manifestazioni, quindi tavoli, sedie, eccetera, e transenne. Investimenti poi lo diciamo. Negli anni l'amministrazione ha poi anche sostenuto individualmente attraverso il CONI le attività sia di Daniele Molmenti, la nostra medaglia d'oro, e di Alessia Trost. Secondo punto, quale sia l'intenzione dell'amministrazione in merito al degrado riscontrato presso la pista di atletica dell'Agosti e il manto erboso dello stadio Bottecchia? Allora, circa la pista d'atletica Agosti, voi troverete, faccio una sintesi della risposta che qui era stato scritto, troverete nella presentazione del triennale che il 23
andremo a discutere, parlo di assestamento, troverete la nostra intenzione di coprire l'investimento, le spese necessarie per il rinnovo della pista con un mutuo che l'amministrazione comunale contrarrà. Quindi saranno le nostre risorse che vengono messe in gioco per mettere a posto la pista d'atletica, visto che ancora contributi regionali non se ne sono visti. Aggiungo, visto che insomma siamo anche andati a vedere esattamente la situazione con persone che hanno un passato di atleti o lo sono ancora, sì, che è vero, lo stato della pista non consente certo di fare delle gare, ma una cosa diversa è dire di poter fare gli allenamenti, specie con la parte dei nostri atleti più giovani. Quindi vorrei qui dare il messaggio corretto, non è che l'impianto di per sé non possa essere utilizzato. In più, aggiungo, era comparso qualche illazione sulla stampa, erano comparse delle illazioni se l'infortunio di Alessia Trost fosse o no collegato. Sì, lo so, però lo dico lo stesso, per correttezza, hai ragione. La stessa Alessia Trost ha assolutamente smentito che questo fosse la ragione, ahimè. Per quanto riguarda lo stadio Bottecchia, io penso che quando la interrogazione era stata presentata, effettivamente venivamo da una stagione un po' particolare e torrida, per cui insomma dopo con sia, devo dire, l'evoluzione naturale, senza particolari, ma anche con qualche sollecitazione, credo che oggi lo stadio sia come deve essere per ospitare le partite del Pordenone Calcio e altre manifestazioni in generale. Se l'amministrazione abbia concreto interesse ad allungare i tempi di apertura dell'Agosti, certo che abbiamo interesse ad allungare i tempi, do solo il quadro d'insieme. L'Agosti, come è noto, viene gestito direttamente dalla FIDAL. Quindi, diciamo, il vero motivo per cui alla fine la FIDAL è stata coinvolta è che, d'accordo che è un impianto che ha un verde e un'accoglienza straordinaria, ma è pur sempre un impianto sportivo, che quindi deve essere soggetto a delle regole per il suo utilizzo. Allora, la situazione è che l'impianto è sempre aperto dal lunedì al sabato dalle 12.30 fino alle 20.30, mentre durante il periodo estivo, mentre d'inverno chiude 30 minuti prima. Abbiamo cercato di, per soddisfare le esigenze degli amatori, di garantire la fascia oraria del mezzogiorno, insomma delle persone che corrono durante l'ora di pausa pranzo, e è chiaro che un prolungamento di questi orari comporterebbe dal punto di vista della FIDAL, che gestisce l'impianto, degli oneri. Quindi se volessimo per esempio aprirla sempre tutti i giorni la mattina, comporterebbe degli oneri non banali. Aspetti, una persona, ci vuole una persona in più. Allora, è vero, ci sono state presentate 400 firme, noi abbiamo cercato quindi di estendere, lo dico per chiarezza, l'impianto al mattino è comunque aperto quando le scuole utilizzano l'impianto stesso. Questo avviene su prenotazione, insomma c'è una turnazione piuttosto robusta della presenza delle classi. Ciò nonostante, alcuni giorni resta chiuso la mattina, e inizialmente avevamo fatto fronte comunque all'esigenza di lasciare l'impianto aperto alla mattina utilizzando uno dei lavori socialmente utili, che quindi fosse capace di garantire insomma questo minimo di presenza e di sorveglianza. Ora, questo lavoro socialmente utile al momento noi non abbiamo più e non abbiamo risorse per destinarne uno. L'impegno è che è evidente che ci interessa questo, nel momento in cui la cosa fosse ripristinabile, prontamente ricorreremo allo stesso, alla stessa soluzione.
Non nascondo che, visto che sono ormai 2 anni circa che l'impianto è gestito dalla FIDAL e ci eravamo dati un tempo di assestamento per vedere alla fine come questa cosa funzionasse, adesso è arrivato anche il momento comunque di fare una verifica, no, della bontà di quanto abbiamo stipulato con la FIDAL e di eventualmente introdurre delle migliorie e capire se da un punto di vista economico, se dovessimo veramente prolungare gli orari, gli impatti, che cosa la FIDAL stessa potrebbe richiederci. Che cosa intende fare per tutelare le squadre di formazione sportive della città? Allora, leggo, abbiamo fatto una sintesi delle nostre azioni. L'amministrazione comunale promuove e sostiene la diffusione della cultura della pratica delle attività motorie sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale ed in particolare, soprattutto per i giovani, i suoi aspetti sociali e culturali, nonché i valori educativi. Pur nella difficile situazione che abbiamo delle risorse da parte dello Stato, della Regione e della provincia, noi abbiamo sempre continuato a sostenere le iniziative promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché dalle società e dalle associazioni sportive ad esse affiliate, con particolare riferimento a quegli eventi, aventi carattere ricorrente che abbiano acquisito riconosciuta popolarità. Ha continuato a sostenere l'amministrazione, la scuola, nel promuovere la pratica e la diffusione di attività motorie e sportive, incentivando l'interazione tra scuole, enti locali, con i federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni sportive ad esse affiliate. Oltre che prevedere nel bilancio comunale annuale contributi finanziari per le associazioni sportive della città, l'amministrazione prevede ogni anno risorse per sostenere momenti sportivi di una certa rilevanza, quale il giro potistico internazionale, il trofeo calcio Città di Pordenone, il trofeo di judo di Villanova, il torneo di pallavolo Memorial Cornacchia, il torneo di calcio Memorial Gallini, il torneo di basket Memorial Muner, la maratonina di Pordenone. Questo per citarne solo alcuni, ma insomma quelli che, a cui siamo sicuramente più avvezzi. Gli interventi previsti dall'amministrazione non sono solo di tipo economici, ma anche indiretti, cioè patrocini. Patrocini, come ho detto, danno non tanto il fatto di poter usare il simbolo della nostra città, che è importante, ma insomma penso che interessi fino a un certo punto, se non viene anche accompagnato da aiuti o logistici o di utilizzo degli spazi delle nostre sale conferenze quando di questo si tratti e insomma eventi che in senso lato contribuiscono alla parte sportiva o fanno sì che anche diciamo le cose che hanno una maggior tradizione di tipo storico possono essere sostenute. È chiaro che quando si tratta di calcio o basket o quant'altro che comincia ad assumere connotati di tipo professionale, cioè si sale assolutamente di categoria, questo va al di là del nostro mandato e della volontà dell'amministrazione, insomma lì si tratta di iniziative di tipo economico molto particolari, anche dichiarate dal punto di vista stesso delle società. Ciò non toglie che il fatto di sostenerle indirettamente, sia patrocinando le loro iniziative, quando c'è la possibilità di farlo, o di creare diciamo interesse dal punto di vista del circuito, della nostra città, degli imprenditori, insomma di chi possa contribuire a una vita di queste società decente, tutte le azioni in questo senso sono state messe in campo. Quindi termino dicendo che penso che è facile andare a vedere quanti sono diciamo state le iniziative pratiche. Parlo anche proprio di determine piuttosto che di delibere e di patrocini che abbiamo fatto in questi anni per capire che questa tradizione dell'amministrazione comunale di Pordenone, cioè lo dico forte, del comune di Pordenone da tantissimi anni, trasversalmente ai vari colori che si sono succeduti, sicuramente l'abbiamo continuato a mantenere ben saldo, sicuri,
del valore sociale dello sport all'interno della nostra comunità e della incredibile capacità di inclusione che lo sport dà verso i nostri ragazzi. Quindi l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato. Il lavoro socialmente, il lavoro pubblica utilità è stato trovato e quindi cominceremo per un anno. Grazie signor Sindaco. Consigliere Piccinato può dichiarare se si ritiene soddisfatto. Grazie Presidente. Intanto parto con una piccola parentesi, mi capita raramente di ringraziare il Sindaco per l'immagine che ha dato del Comune colorato con la bandiera francese in segno di solidarietà, che dal mio punto di vista insomma è molto importante che sia arrivato, e quindi capita raramente, dico grazie all'amministrazione per questo gesto. Tornando un attimo al problema sullo sport, io mi ritengo parzialmente soddisfatto, nel senso che effettivamente qualche passo in avanti c'è stato, quindi in particolar modo sul manto erboso il problema è stato risolto. Per quanto riguarda l'Agosti, anche lì ci sono stati dei passi avanti, la buona notizia adesso che gli orari verranno estesi e quindi anche da quel lato lì qualcosetta in più si è fatto. Anche sul discorso della pista c'è un'apertura per un mutuo, per una sistemazione in maniera tale che anche i nostri rifacimento è il termine corretto, in maniera tale che anche i nostri atleti possano effettivamente riuscire a fare l'attività professionale sportiva in maniera assolutamente adeguata qui a Pordenone, nel centro di Pordenone, quindi senza ricorrere a strutture da altre parti che non portano vantaggi a Pordenone, quindi avere gli atleti che possono effettivamente correre e allenarsi in casa, e questo è molto importante. Adesso poi la tempistica magari ce la diranno quando insomma è un attimo più chiara, ma è già importante che insomma si investa anche in questo punto qua, perché lo sport è sicuramente qualcosa che nel lungo tempo porta grande risparmio, perché le persone attive costano alla sanità molto meno rispetto alle persone che non fanno sport, che non mantengono bene il proprio fisico e che non hanno neanche una mentalità attiva, che lo sport inevitabilmente, sin da quando si è ragazzi sino che si finisce la vita, porta e garantisce a livello psicologico. Non sono del tutto soddisfatto perché ci sono degli altri piccoli problemi, che tanto piccoli non sono, magari sono problemi minori rispetto a quelli che sono già diciamo in sistemazione o sistemati, che però presentano comunque dei problemi. Molte sono le attrezzature all'interno dell'Agosti che presentano ruggine, altre sono attrezzature che sono parzialmente funzionanti, e quindi ci sono dei problemi da quel punto di vista lì, e da parte del Sindaco non ho sentito nulla di nuovo da questo campo. Addirittura io sono andato la settimana scorsa a verificare un attimo qual era la situazione, e ho trovato i nostri atleti che si stavano allenando nel corridoio antistante gli spogliatoi, e quindi costretti ad allenarsi all'interno dal mio punto di vista non è una cosa degna, sinceramente. La palestra che hanno in dotazione credo che sia più grande la mia cantina, e quindi assolutamente non è adeguata a quello che... Com'è? No, all'interno della struttura degli spogliatoi. La palestrina improvvisata, perché quella hanno, diciamo così. Non credo che sia assolutamente adeguata, e qualcosa di meglio sicuramente si può fare senza grandi spese. Questo lo dico perché penso che sia la realtà, quindi sicuramente quella va sistemata perché è assolutamente indegna, questo va detto, e credo che nessuno possa dire il contrario. Quindi diciamo che la situazione è in miglioramento, ripeto che sono parzialmente soddisfatto perché ci sono stati dei passi avanti, va sistemato il resto. Quando si parla poi di investire nello sport, sicuramente le attività del Comune di Pordenone sono tante, questo va detto perché è così,
ma siccome siamo abituati bene vorremmo sempre di più, ovviamente, e essendo lo sport un qualcosa che porta beneficio a tutta la società, è importante davvero finanziarlo nella maniera migliore possibile, ma non solo dal punto di vista economico, anche appunto trovando delle strategie innovative che sicuramente si possono portare anche con quegli interscambi, diciamo, pubblico-privato, che possono garantire nuovi fondi che magari non li mette il Comune. Grazie. Grazie consigliere Piccinato. Bene, abbiamo esaurito le tre interrogazioni che avevamo previsto di esaminare. Passiamo ora alle deliberazioni. Allora, proposta di deliberazione numero 36, gestione associata delle case di riposo cittadine, costituzione del soggetto gestore unico, approvazione dello statuto e del piano di fattibilità. Consigliere De Borto, lei vuole intervenire subito? Prego. Presidente, avendo qui molta gente che ha lavorato e che è impegnata nella loro vita civile e sociale, chiedevo, prima di passare alla trattazione dell'argomento, se anche voi siete a conoscenza di un comunicato arrivato a noi consiglieri, penso anche a voi, dove si affermano alcune situazioni che ha preso gli autorevoli membri della Giunta, dove dice: il sindaco e gli assessori Romore e Master hanno comunicato di voler aprire il confronto, come ripetutamente richiesto, sui diversi titoli trattati nel piano di fattibilità. La scelta su cui stasera il Consiglio Comunale è chiamato a votare questioni, quindi, che vanno vagliate dettagliatamente a definire in modo condiviso per rendere concreto l'impegno manifestato solo ieri da parte della pubblica. Ancora un attimo. Sempre nella stessa giornata di ieri, il sindaco ha confermato le nostre perplessità giuridiche sul percorso proposto all'ente, riferendo la modifica degli atti formali che stasera saranno proposti in sede consiliare, in base a cui la fusione per incorporazione da parte dell'ASP Umberto I coinvolgerebbe Casa Serena e non già l'ASP Casa Serena. Chiudo dicendo: ancora il sindaco si è impegnato, come ripetutamente richiesto, a formalizzare in atti la rinuncia a perseguire la strada di trasformazione in fondazione nel nuovo soggetto giuridico. Chiedo se queste sono cose che corrispondono alla realtà, se vale la pena proseguire la stessa trattazione dell'argomento, se non rinviarlo in attesa che questa giunta comunale nei confronti prenda decisioni diverse. Ha capito quello che ho detto? Ho capito. Non sono sicuro di aver capito, però adesso le dico cosa ho capito. Ho capito che lei ha fatto riferimento a una mail che è stata inviata ai consiglieri con un certo che ha un certo contenuto e che chiede un rinvio dell'esame della delibera. La mozione... Sì. Alcune considerazioni che sono su questo foglio, che è giunto penso a tutti, se ciò che è scritto è veritiero e non viene smentito dalla Giunta, è evidente che la discussione del punto all'ordine del giorno va rinviato. Bene, perciò la sua mozione d'ordine ha questo contenuto, chiede il rinvio della discussione. Alla luce di ciò, di ciò che è scritto, se primo se è vero, e se è vero, io penso che si ritenga esatto rinviare. In attesa, perché si parla anche di incongruenze giuridiche, e dunque non possiamo discutere una sera qui un argomento così importante per ritrovarci domani dopo i vostri incontri. Chiedo la conferma. Siccome parlano del sindaco e degli assessori, non è un cittadino privato, ma sono organizzazioni sindacali, chiedo se questo è vero, le posizioni che hanno preso i signori scritti qui, e se è vero, se intendo rinviare questo argomento, come dovrebbe essere giusto rinviare. Lo chiedo all'assessore Romor se vuole darci qualche indicazione. Allora, il percorso della delegazione trattante è arrivato fino a un certo punto e è stato verbalizzato dal segretario prima Perosa. La giunta, l'amministrazione, arrivati a quel punto, ha deciso si deve, dopo un lungo percorso di trattativa fatto e di studio del lavoro, si deve passare assolutamente in Consiglio Comunale
questa sera. Un accordo preso in delegazione trattante, e qua abbiamo anche dei testimoni che erano presenti e hanno condiviso, che comunque anche dopo di questa sera, qualsiasi sia il risultato che il Consiglio dà, il confronto tra l'amministrazione e la parte sindacale continuerà. Tanto vero che abbiamo già preso un appuntamento per giovedì prossimo per ritrovarci e continuare un confronto di scambio di idee, di scambio di... Per arricchire. Bene, allora scusate. Allora ha risposto. Date la parola al consigliere De Botte. Chiedo al segretario questa affermazione. Appunto, perché il sindaco ha confermato, qua c'è qualcuno che mente, lo si dica se mentono, il sindaco ha confermato le nostre prestazioni giuridiche sul percorso proposto dall'ente, riferendo la modifica degli atti formali che stasera saranno proposti in sede consigliare, in base che la fusione e incorporazione da parte dell'ASP Umberto I coinvolgerebbe Casa Serena e non già l'ASP Casa Serena, non come previsto sul primo documento, era previsto il passaggio da Casa Serena ad ASP e l'ASP Casa Serena poi fondeva con la ASP di Umberto I. Una riprova del contributo propositivo leale del sindaco su di una criticità sostanziale che sarebbe potuta eccepire a posteriori in sede giudiziale. Segretario, questo è quanto. Ora, per non vanificare ciò che diciamo, che discutiamo stasera, coinvolgendo gente che ha lavorato e che è qua in ascolto in modo molto attento, chiedo se non è il caso di rimandare questo, che non c'è nessuna fretta, assessore, non c'è nessuna fretta. Non abbiamo finanziamenti che scadono, non abbiamo, la nostra gente è ben assistita in questo momento, non succede nulla se la rinviamo, ma è bene un chiarimento da parte di questa giunta comunale con un atto giuridico, vedere se tutti i passaggi sono corretti e se ciò che è scritto qui può essere già trattato e portarcelo in modo compiuto in Consiglio Comunale. Non c'è questa fretta, non vedo, non ratifico questa fretta. Se c'è, ci dovete dire perché. Sì, abbiamo capito, consigliere De Bortoli, okay. Grazie. E rispondete allora. Date la parola al segretario. Silenzio. Prego. Bene. Allora, fermo restando che è concesso nell'esposizione, quando si presenta un volantino o un elemento di protesta, anche diciamo andare su qualche parola in più. Quello che io posso dirvi è che sotto il profilo formale questa sera siete legittimati ad affrontare il tema, nel senso che è vero che ci sono state delle richieste di approfondimento che abbiamo fatto con le amministrazioni regionali, tant'è che abbiamo portato delle piccole modifiche che sono presenti negli atti che sono stati messi a disposizione di tutti i consiglieri già da martedì, quindi la versione che voi avete da martedì. Abbiamo fatto fare delle ulteriori verifiche, ci sono anche dei piccoli emendamenti che poi andremo a illustrare, però che non sono sostanziali, ma che vanno nella direzione di essere formalmente ineccepibili. Sotto il profilo dei rapporti ci sono due livelli. Uno è il livello formale della delegazione trattante che affronta il tema dell'eventuale trasferimento del personale se stasera viene deliberato. E quella, cioè, vi assicuro che formalmente è ineccepibile, nel senso che nei 25 giorni si sono tenuti gli incontri e l'ultimo incontro, anche se non si è chiuso ancora con una conciliazione, che peraltro non è dovuta ma la stiamo tentando, si è chiusa con l'impegno a rivederci giovedì, cioè se viene ovviamente approvato il provvedimento. E tutto il tempo che sarà necessario fino all'effettivo trasferimento del personale. E anticipo un tema, tant'è che
pur senza avere ottenuto una conciliazione in questo momento, ma l'amministrazione si è impegnata, cioè io ho avuto un mandato per dire a impegnarsi a non fare il trasferimento subito, ma prevedere un periodo di comando transitorio in cui, insomma, e una serie di altri impegni che sono visibili nel provvedimento che oggi la Giunta ha adottato di recepimento, ma che sono pubblici, perché per dire la rappresentanza sindacale interna le ha pubblicate sulla internet dei dipendenti, quindi sono visibili, li abbiamo tutti i verbali di quanto abbiamo affrontato. Nell'ambito della delegazione trattante tipica, quella dell'articolo 47, molte ore sono state dedicate ai temi più generali, in alcuni casi io ho dovuto rinviare al sindaco e all'assessore perché esulavano dal mia, come dice, da quello che potevo affrontare. Vi è stato anche un incontro formale proprio giovedì mattina, e l'impegno ad approfondire quindi altri temi che non sono quelli dei lavoratori di Casa Serena, ma che riguardavano gli impegni sui minutaggi, gli impegni sulle rette, il rapporto di lavoro del personale di cooperativa, tutta una serie di altre cose poste dalle organizzazioni sindacali che non sono proprie del tavolo di confronto, quello previsto per legge quando si fanno delle fusioni o delle incorporazioni. E quindi sotto l'aspetto formale vi assicuro che siete in grado di valutare, cioè al di là in legittimità. Dopodiché, sotto il profilo del confronto più politico, io non entro nel merito se gli incontri avuti finora sono stati sufficienti o non sono stati sufficienti per condividere o meno. Io vi dico che sotto l'aspetto formale la delegazione trattante è avvenuta nei termini di legge e continueremo, cioè, per cercare la condivisione più possibile. Alcuni aspetti formali eccepiti sono già stati approfonditi e negli atti che voi avete da martedì sono legittimi. Successivamente, io questa mattina ho avuto 4 osservazioni dagli uffici regionali su alcuni aspetti di dettaglio che poi illustreremo, quindi capirete anche la portata di queste osservazioni. E quindi complessivamente gli uffici regionali mi hanno confermato che l'impianto è coerente, quindi sotto il profilo formale. Sì, c'era il consigliere Ribetti, lei deve, sì, come deve fare? Deve ho chiesto, intervenire giusto sulla... perché al di là del politichese, affrontare il tema, valutare, siamo legittimati a votarla o no? Sì o no? Sì, ok, deve essere chiaro. Grazie. Scusi, consigliere Ribetti, lei deve intervenire per... No, un attimo, calma. Allora chiedo, prego. No, della mozione d'ordine parliamo dopo, prego. Già ho poca voce. Segretario, scusi, lei mi sta dicendo che avete apportato alla delibera, no? E quindi al piano di fattibilità delle modifiche che noi in commissione terza non abbiamo visto, perché se avete fatto le modifiche da martedì, in commissione terza noi non c'eravamo martedì. No, mi chiedo. Va bene. Scusi, un attimo. Ritorniamo alla mozione. Scusi, consigliere D'Aborto, lei chiede che non venga esaminata, che non si apra la discussione su questa deliberazione? Questa è la sua richiesta. Sì. Scusi, glielo ribadisco. Qui sì. Ci sono delle affermazioni fatte da un cittadino. Ho capito, ma da bene. Io chiedo alla Giunta se smentisce queste affermazioni che sono pesanti oppure sì. No. Posso chiedere o no, non posso neanche parlare? L'ha già chiesta, consigliere. Ecco, non ho avuto risposte se non tecniche. Il segretario ha detto, io per quanto riguarda la tecnicismo vi do il parere. Non so se il sindaco ha fatto questa affermazione dicendo che sono problemi giuridici eccetera e sta vedendo un altro. Primo, allora io le sto dicendo questo per non star qui a perdere tempo. E siccome non ci sono atti che scadono... come l'ho detto prima, perdi di contributo. Abbiamo capito. No, bene, chiedo se non è il caso che si faccia qualche altro incontro, sì,
come è anche chiesto, e poi si torna in aula a discutere definitivamente la delibera. Bene, allora... Anche perché, scusi, apprendo adesso che ci sono delle modifiche che i consiglieri comunali vengono testé a saperlo 10 minuti prima della discussione. Non lo sappiamo ancora. Allora, silenzio. Io formalizzo la mozione d'ordine dicendo... Chiedo di rinviare questo argomento all'ordine del giorno per tutte le motivazioni che le ho appena espresso. Grazie. Allora io le dico due cose. Allora, dal punto di vista della legittimità ci ha già illustrato il segretario che è tutto regolare da quel punto di vista. Per quanto riguarda la richiesta che lei formula nei confronti del sindaco, chiedo al signor sindaco se vuole rispondere. Dopo, per quanto riguarda la mozione che lei ha avanzato, devo precisarle che il regolamento dice qualcosa di molto chiaro. Perciò lo vedremo dopo. Prego. Prego, signor sindaco. Allora, sulla parte della legittimità mi sembra che sia stato chiarito. Adesso spendiamo due parole sulla storia della fondazione, no? Perché quello è un passaggio interessante vedere come la discussione che è avvenuta nel confronto nella commissione, nell'incontro sindacale sia stato leggermente artefatto, e arrivo al punto e ridico, e quindi chiedo alle persone che erano presenti in quell'incontro e che sono presenti anche qua di smentirmi se non uso esattamente le stesse parole. Le parole che io ho detto sono: a mio avviso la fondazione è il vero finale di questa partita. Bene. Non possiamo farlo, le norme regionali al momento non ci consentono di farle, ce l'hanno detto chiaramente. Il tempo che resta a disposizione di questa amministrazione, anche se dovessero essere cambiate le regole regionali, cosa che do per scontato non siano domani mattina, non ci consentirebbe mai di ricominciare il percorso della fondazione. Quindi questa amministrazione si deve accantonare il tema della fondazione, perché da un punto di vista dei tempi questo non è fattibile. Questo abbiamo detto, questo l'abbiamo riflesso anche in una delibera che oggi come giunta abbiamo fatto. Bene, grazie. Mi consenta di terminare. La discussione di questa sera riguarda l'ASP, nulla che aveva a che vedere con la fondazione, ok? Non sono due cose completamente diverse. Lei mi ha chiesto se è vero o no che ho detto quelle cose nell'incontro con la delegazione d'attante. Lo chiarite e dal mio punto di vista è finito. Bene, grazie. Per quanto riguarda la mostra... Non tenti, consigliere Giannelli, questa strada. Scusate, per quanto riguarda invece la mozione d'ordine, consigliere De Bortoli, il regolamento all'articolo 42 è chiaro in proposito. Dice che le proposte di deliberazione di iniziativa del sindaco o della giunta, pertanto queste, di iniziativa consiliare all'esame del Consiglio, possono essere ritirate, sospese e rinviate prima del passaggio alla discussione. Per le prime è necessaria apposita richiesta del sindaco, per le seconde la richiesta unanime dei proponenti. Adesso o c'è la richiesta da parte del sindaco di sospendere e rinviare la discussione, se no qui non si può votare su questo argomento, perché il regolamento non ce lo consente. No, io non forzo il regolamento. Questo dice il regolamento, se volete possiamo... No, sull'ordine dei lavori, non sul ritiro della discussione. È l'ordine dei lavori, discutere. Oh, ragazzi, sull'ordine dei lavori non sul parlare, è l'unico che non parla, sono io, va a casa, lo saprei. Prego. Tira l'ordine dei lavori, scusate. La mozione d'ordine è il punto, non si esamina il punto 36, ma si passa al punto 39. Il 36 passa in ultimo, questa è la mozione d'ordine. Quindi rimane all'ordine del giorno, solo che stasera partiamo dall'ultimo e invertiamo l'ordine dei lavori. Questa è la mozione d'ordine che presento. Adesso fate un intervento a favore e uno contro e poi votiamola. Chiuso la storia, visto che volete la mozione.
No, no, un attimo. Allora, la mozione, un attimo, ho detto un attimo. Cioè, lei cosa chiede? Scusi, che vengano modificati gli ordini dei lavori. La commissione regolamento, però non ha il commissione. Anche la 36, quindi rimane all'ordine del giorno, ma invertiamo l'ordine dei lavori. Si comincia dalla 39, chiaro? Perché il motivo è molto chiaro, proprio per le perplessità che sono state espresse. Scusa Ribetti, sì, Bianchini, l'ho già detto, ampiamente giustificate. Allora, visto e considerato, devo dire oltre. No, sì, bravo, non dovrei rispondere a lui. L'ordine dei lavori si può cambiare. Legge regolamento. Va bene. Allora, sull'ordine dei lavori. Intervento a favore? Prego. Grazie. Posso, Presidente? Scusi, consigliere Pedicini, pertanto noi dovremmo esaminare... Scusi, consigliere Pedicini. Pino. Consigliere Pedicini... Allora, ricapitolo, lei dice esaminiamo la 37, la 38, la 39 e poi la 36. Prego. È corretto. Esaminiamo la 37, la 38, la 39 e poi la 36 in coda. 39, no. 38, 36. Ho capito che per noi è indiscutibile. 39, 38, 37, 36. Cioè invertiamo tutte. Regolamenti? Possiamo proseguire? Silenzio. Bene, prego, consigliera. Grazie Presidente, intervengo a favore della mozione d'ordine del collega perché, come già stato anticipato, in conferenza capigruppo si era posta la questione, non da me principalmente, da parte di altri colleghi, di verificare se c'era la possibilità, anche alla luce di una richiesta di audizioni che sarebbe in qualche modo stata sospesa. Per indisponibilità degli assessori regionali è stata chiesta da parte della terza commissione un'audizione, se ben ho capito, con l'assessore regionale alla sanità e politiche sociali, l'assessore Telesca, e con l'assessore alle autonomie locali Panontin, nonché con il direttore dell'ASS competente nostra, il dottor Bordon. Allora, ci è parso di capire nella capigruppo che non vi era al momento la disponibilità imminente da parte di queste persone di confrontarsi con il Consiglio Comunale di Pordenone, con i consiglieri o con la commissione che lo ha richiesto, perché noi saremmo dovuti venire in aula velocemente per l'approvazione di questo documento. Allora, la mia richiesta è stata quella di comprendere quali erano le necessità d'urgenza, questo in capigruppo, e quali erano le motivazioni per le quali questa delibera non si poteva portare lunedì prossimo o il lunedì successivo. È stato farfugliato in qualche modo, e non in modo
preciso e specifico che o si delibera oggi oppure non ci sarebbero i tempi tecnici affinché la Regione dovesse fare i successivi decreti o autorizzazioni o non lo so che cosa deve fare affinché questo progetto parta. Allora, io sottolineo e stigmatizzo il comportamento avuto nella capigruppo per quanto riguarda il fatto che questa richiesta di accantonare l'ordine del giorno in attesa delle audizioni non sia stato posto ai voti, così come ha detto il collega Pedicini prima, ed è per questo motivo che parlo a favore. Ed inoltre sono nuovamente dopo aver letto con tutti i limiti che mi contraddistinguono sicuramente dal punto di vista della comprensione, perché bisognerebbe essere onniscienti come consiglieri di opposizione, dai piani regolatori alle fondazioni di case di riposo, e credo sia sicuramente difficile riuscire a comprendere fino in fondo gli atti. Io però li ho letti, gli atti che mi sono stati passati, tutti fino in fondo. Sinceramente, se poi si procederà con l'esame della delibera, devo dire la verità che non è un passaggio che mi sento di votare a cuor leggero per tutta una serie di considerazioni. E quindi, se non ci fosse questa emergenza, sarei ben contenta che ci fosse l'inversione dell'ordine dei lavori in modo da poter avere maggiori chiarimenti, informazioni e di avere la possibilità di votare con maggiore coscienza, in senso positivo o negativo che sia, questo provvedimento, che è uno snodo fondamentale per la città di Pordenone, per i cittadini, ma per l'amministrazione e il comune stesso. Grazie. Posso farlo contro? Ero il primo iscritto a parlare, fa l'intervento a favore, non passa avanti. Scusi, lei non doveva fare l'intervento a favore. Si ha parlato tutti, Presidente. Ma, no, lei aveva chiesto l'intervento a favore, poi l'ha chiesto la consigliera PC, pensavo vi foste parlati. No, poi è partito. Può farlo solo uno. No, ho capito, è partita poi la cosa, è partito il microfono, cioè era il primo iscritto a favore. Ho capito, però. Vabbè, chi fa l'intervento a favore e contro? Prego, consigliere Bianchini. No, se vuoi fare quello contro non c'è problema. Grazie Presidente. Allora, io credo che ormai è venuto il momento di parlare di questa delibera e di questa operazione. Io credo che la gente che è qui stasera, ovviamente oltre a quella che sicuramente aspetta domani l'esito di questa votazione, e qui anche per capire bene quali sono la novità che questa amministrazione porta per la città. Abbiamo sviscerato questo argomento più volte in commissione e non solo, sia durante incontri necessari tra parti in causa e sindacati, sia a livello politico tra forze politiche e cittadini e sindacati. Credo che siamo arrivati al momento di spiegarlo in maniera formale e definitiva a tutti, quindi a tutta la popolazione in questo Consiglio. Il momento sia questo. Ora capisco che l'opposizione è l'unica arma che in questo momento possa avere, quella di fare ostruzionismo, però credo che la città abbia il diritto di sapere che cos'è questo progetto, come viene poi declinato dall'amministrazione, chi è a favore, chi è contro, e poi questa cosa produrrà gli effetti nei prossimi anni. Quindi noi siamo ovviamente per votare questa proposta, ovviamente contro, e chiediamo che velocemente di andare a discussione di questo ragionamento senza andare anche a portare a degli ostacoli continui all'inizio di questa delibera. Grazie. Bene, grazie consigliere Bianchini. Allora, adesso consiglieri, dobbiamo votare sulla mozione d'ordine presentata dal consigliere De Bortoli. Scusate, dal consigliere Pedicini. Chi è a favore per la modifica dell'ordine dei lavori, ovviamente deve votare a favore il tasto verde, chi è contrario il tasto rosso. Bene, chiedo alla segreteria di...
Se è sicuro lei, sono sicuro anch'io. Bene, dichiaro... Possiamo votare, signora? Bene, dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiusa la votazione. L'esito di votazione è il seguente. Presenti 37, votanti 37, maggioranza 19, favorevoli 15, contrari 20, astenuti 2. La mozione viene respinta. Bene, do la parola adesso all'assessore Romor per l'illustrazione. Prego. Grazie. Effettivamente... Consigliere Dalmas, lei cosa deve fare? Effettivamente, grazie. No, un'altra, no, consigliere Dalmas. Presidente, non mi ha dato la parola o no? Prego, assessore, perché il consigliere Dalmas... Grazie. Allora, aspetti un attimo. Ah. Prego. Non so. Prego, scusate, date la parola al consigliere Dalmas. Ok, ma guardi, mi scusi, ma è una questione da inizio di questa consigliatura, l'interpretazione del regolamento. Io ritengo che anche questa sera ci sia stato un atto di interpretazione non autentica e un po' personale, sui generis, autoritaria, perché è un principio fondamentale di qualsiasi assemblea che la maggioranza dei suoi componenti possa stabilire l'ordine dei lavori, l'ordine delle discussioni. E il richiamo che lei ha fatto, signor Presidente, al regolamento per escludere la mozione che è stata formalizzata dal consigliere De Bortoli e di fatto non è poca cosa, ma è una violazione del principio democratico assembleare. Il consigliere di minoranza, quando fa una mozione d'ordine, ha diritto a farsi bocciare. Se non vi entra in testa questa cosa, non avete capito che le nostre regole della democrazia, di cui voi di sinistra sistematicamente vi riempite la bocca, le calpestate, perché lei ha messo la votazione di ma lei sta presentando un l'ordine silenzio, del scusate, giorno fatelo di finire, Pedicini, che così dopo chiudiamo di la Pedicini questione. E quindi l'ordine del giorno di Pedicini che serviva per superare l'impasse nel quale lei è caduto, ma di fatto ho impedito di votare la mozione di De Bortoli. Quindi io richiamo alla legge e all'interpretazione autentica del regolamento, mi rifaccio all'articolo 48 che parla di mozioni d'ordine, il mio è un richiamo al regolamento e quindi chiedo e pretendo che questa assemblea discuta e lei metta in votazione con un intervento a favore e con un intervento contro la mozione di De Bortoli, che è cosa diversa da quella che aveva detto Pedicini. Allora lei questo deve consentirlo e non sono due votazioni incompatibili, non sono assolutamente incompatibili. Non è che la mozione di Pedicini supera quella di De Bortoli. Posso risponderle? Allora consigliere, consigliere Dalmas, correttamente... Guardi, se lei insiste, consigliere, so già cosa dice. Scusi, correttamente consigliere Pedicini ha capito quale poteva essere la mozione d'ordine che poteva essere votata, perché l'articolo 42, che la prego di rileggere attentamente come l'ho letto io, non mi consente fare altrimenti, lo sa benissimo anche lei consigliere Dalmas, ma lo sa benissimo, non faccia adesso... Lei fa interventi politici, questo, non giuridici. Il segretario comunale, non posso impedire all'amministrazione fuori, di mettere in discussione... Il segretario comunale dovrebbe insegnare... Vuole dirle qualcosa? Lei avrebbe voluto mettere in votazione la mozione di deporto. E allora io la invito di nuovo a leggere l'articolo 42 del regolamento e vedrà che io non ho questa facoltà. E lei lo sa benissimo perché ha la capacità e la preparazione giuridica per saperlo.
Bene ha fatto il consigliere Pedicini a mettere in votazione quella mozione d'ordine che effettivamente era legittima. Il Consiglio ha deliberato, non mi chieda di andare contro il regolamento, non lo faccio. Prego, prego. Io le dico che l'articolo 48 non è applicabile nel caso, non è applicabile nel caso specifico. Parla di ordine, mi fa parlare? Parla di ordine dei lavori, di argomenti che... Parla di ordine, modifica ordine dei lavori, di argomenti all'ordine del giorno. Gli argomenti all'ordine del giorno non possono essere rimossi dal Consiglio se sono presentati all'amministrazione. Solo l'amministrazione può farlo. Punto e a capo. Prego, Assessore Romoro. Grazie. Grazie, grazie. Cerchiamo di andare verso una discussione serena del questo lungo lavoro che dura più di 2 anni e che approfitto in questo momento, prima ancora di iniziare, comunque vadano le cose, per ringraziare i miei collaboratori qui presenti che insieme abbiamo fatto questo studio. È uno studio impegnativo e importantissimo. La presidente della ASP Umberto I, Miria Coan, e il direttore del Case di Riposo e a tempo parziale anche del Umberto I, il dottor Giovanni Di Prima, che hanno portato a conclusione un lavoro che, vi dico sinceramente, se fosse stato esternalizzato ci sarebbe anche costato un po' di soldi. Invece siamo riusciti, nell'ottica del risparmio, nell'ottica della mission che questa sera vorremmo portare a casa, fare le cose bene, fare le cose al meglio, ma cercando di non sprecare il denaro. Quindi grazie a Miria Coan e grazie a Giovanni Di Prima e grazie a tutti coloro che ci hanno assistito in questo percorso. Alcune riflessioni, tanto per partire a livello politico, non entro subito nel merito dei particolari della delibera, ma creo i presupposti per poter fare un ragionamento più che altro politico e capire perché ci siamo mossi verso questa direzione. C'è un problema anagrafico. I processi di invecchiamento in Italia portano ad un'aspettativa di vita di 84,5 anni per le donne e di 79,4 per gli uomini. Questi sono dati Istat già obsoleti del 2011. Tendenzialmente aumenta di un mese all'anno, quindi ogni anno voi aumentate di un mese la vostra aspettativa di vita. Nel 2013 l'indice di denatalità ha toccato il minimo storico e l'indice di vecchiaia è di 140 anziani ogni 100 bambini. Oltre il 20% della popolazione ha più di 65 anni. Questo Italia, dati Istat. Andiamo a Pordenone e i dati li ho raccolti nel 2013 proprio perché ero incuriosito di capire come fosse il dato pordenonese. Su una popolazione complessiva di 51.707 abitanti, il 24% è over 65, di cui all'interno degli over 65 il 12% è tra i 65 e i 74, l'8% tra i 75 e l'84, il 3,8% tra l'85 e i 99 anni. Ci sono, nel 2013, c'erano 23 ultracentenari. Attualmente ne abbiamo qualcuno in più. Questi sono dati grezzi che dimostrano l'evoluzione, che è rapida e ci porta intorno al 2050 di raggiungere, in assenza, speriamo, di eventi straordinari, che non ci siano eventi che portano straordinariamente a una diminuzione della vita, la parità tra gli over e gli under 65. Ripeto, nel 2050 saremo metà popolazione Pordenone sotto i 65 anni e metà sopra i 65. E gli ultracentenari, calcolati sempre con questi dati grezzi, saranno circa 130-140 rispetto ai 23
attuali di adesso. Attualmente, dato interessante anche questo, su 12.419 over 65, siamo sempre i dati del 2013, solo 399 hanno un'assistenza in struttura, 153 hanno un'assistenza in SAD e 11.867 non sono in carico. Questo non vuol dire che non hanno bisogno, vuol dire che i gruppi e queste persone riescono ad trovare un'assistenza all'interno del proprio nucleo privatamente o con altre possibilità. Quindi c'è un sommerso che noi ancora non riusciamo a conoscere, basato su 11.867 nel 2013. La crisi economica. La crisi economica è iniziata già nel 2008, ma con il suo massimo raggiunto nel 2011, con la crisi del debito italiano, ha portato i valori dello spread a superare i 500 punti nel mese di novembre del 2011. Ha cominciato a segnare in maniera importante ciò la riduzione dei trasferimenti economici dallo Stato e dalle regioni ai comuni. Ha aumentato la disoccupazione e contemporaneamente ha aumentato esponenzialmente la richiesta di welfare comunale. Il patto di stabilità, con le sue regole rigide per ridurre l'indebitamento della pubblica amministrazione, soprattutto dopo il 2011, ha impegnato i comuni che hanno drasticamente ridotto la loro capacità di intervento. Il disavanzo. Il forte disavanzo che Casa Serena continua ad avere impegnava il comune con interventi sostanziali per ripianare il deficit attingendo alla fiscalità generale che a sua volta era ed è ancora di più in sofferenza. Mission diversa. La mission delle case di riposo nel frattempo si è radicalmente mutato da accoglienza sostitutiva all'abitazione e da alloggio per i poveri, si trasforma in un vero e proprio ricovero sostitutivo all'ospedale. In questa fase il sociale è stato progressivamente sostituito dal sanitario e il bisogno delle persone è profondamente mutato con importanti complessità. L'ingresso non è più determinato dalla situazione economica, il vecchio ECA di lontana memoria, ma da una serie di indici che evidenziano maggiormente i bisogni clinico-sanitari, la non autosufficienza, l'età ed altri indici come vengono valutati per legge dalla unità di valutazione distrettuale. Il privato. Nel contempo l'imprenditoria privata specializzata nell'assistenza all'anziano e al disabile interviene sul mercato con la costruzione di residenze proprie e con l'offerta di acquisto o di partnership pubblico-privata delle residenze pubbliche. Anche nella nostra realtà, due delegati di società finanziarie interessate al problema hanno fatto l'offerta di un loro intervento come partnership o acquisto della nostra struttura assistenziale. Questi eventi facevano sorgere spontaneamente la domanda sul futuro di questa parte di welfare dell'anziano e fin dal 2013 cominciamo ad analizzare e ipotizzare soluzioni possibili. La legge regionale sulla sanità. Nel frattempo la legge regionale sulla riforma, la 17 del 2014, interveniva con una divisione netta fra ospedale che cura gli acuti ed il territorio che cura i cronici. Quindi riconosce il ruolo del territorio, ma i tempi sono ancora lunghi. Il percorso è partito con l'intervento nel settore ospedaliero, specie nella nostra città, applicando la riforma nel passaggio tra il vecchio e il nuovo ospedale. Ancora una volta il territorio parte con l'handicap. Una riflessione a parte
merita la cittadella della salute, un cardine dell'assistenza territoriale che ha superato tutte le fasi di verifica e controllo, il cui progetto esecutivo e costruttivo a breve andrà in gara. Struttura muraria. Anche la struttura muraria, con la sua architettura generosa di grandi spazi, non è vecchia di età. Infatti è costruita intorno al 1960, ma ormai non risponde più a certi canoni moderni di efficienza e di risparmio energetico ed ha bisogno di interventi correttivi. Anche per questi problemi nel passato, prima della crisi, si ipotizzava una soluzione diversa con la costruzione di 3 piccole case e l'alienazione della storica casa Serena ex Ompi, passata in proprietà dapprima alla Regione e poi nel 1980 al Comune di Pordenone. La crisi e le nuove leggi sul pensionamento hanno modificato il percorso per l'impossibilità di reperire i 30 milioni necessari di euro per la costruzione delle 3 case e per il reperimento del personale volontario per una co-gestione partecipata all'interno delle 3 case. Scelta finalizzata. Sul tavolo della discussione abbiamo posto tutte le soluzioni e la scelta è stata indirizzata da alcuni principi finalizzati a raggiungere alcuni obiettivi importanti. Primo, il controllo pubblico dell'attività. 2, l'omogeneizzazione dei servizi. 3, la razionalizzazione dei costi. 4, l'aumento dell'accoglienza. 5, la riduzione dei tempi d'attesa. Abbiamo 100 domande in attesa di entrata in casa Serena. 6, la messa in sicurezza dei lavoratori dipendenti e la assunzione di personale in aree strategiche. 7, l'implementazione dell'offerta della tipologia di servizi specializzati. Mi riferisco a servizi specializzati, nucleo Alzheimer, lungodegenti, stati neurovegetativi e, se è possibile, anche qualche posto letto per l'ospedale di comunità. Inoltre, la riduzione della frammentazione dei servizi promuovendo un coordinamento pubblico di tali servizi. Troppi modi diversi intervengono per assistere i nostri anziani. Devono essere omogeneizzati attraverso un intervento di controllo pubblico. Inoltre, la valorizzazione attraverso una gestione imprenditoriale del patrimonio culturale, sociale ed economico patrimoniale, delle case di riposo e di eventuali altri servizi del Comune di Pordenone. Infine, l'applicazione anche per le case di riposo dei principi delle leggi regionali, la 33 dell'88 e la 6 del 2006, che sono intervenute a determinare il rinnovo della protezione sociale, quelle che hanno praticamente dato inizio all'ambito, che in un'ottica di innovazione, partendo dalla consapevolezza delle profonde trasformazioni sociosanitarie avvenute in questi anni, prevede la necessità di forme associate o integrate per rilanciare un sistema di servizi e prestazioni capace di garantire un'ampia gamma di servizi in un'ottica di raccordo senza creare doppioni. L'associazione e l'integrazione portano sicuramente ad una visione e ad un'analisi più vera, maggiormente obiettiva, che attraverso gli occhi preparati e formati del personale facilita una lettura uniforme, riducendo i personalismi e le differenziazioni involontarie. Anche l'erogazione dei servizi sarà maggiormente equa e si tarerà su livelli di vero bisogno. La logica dell'associazione e dell'integrazione porta sicuramente ad una economia di sistema e conseguentemente finanziaria. Da queste premesse prende forza l'idea
di favorire una forma associata o integrata piuttosto che sviluppare modifiche su una singola struttura che ci avrebbe portato a scelte economiche impopolari, aumento rette, e a scelte errate di sistema che avrebbero negato o limitato il raggiungimento di alcuni obiettivi importanti ottenibili solo attraverso una gestione associata delle strutture, permettendo di realizzare questo progetto, un polo sociosanitario per persone anziane e la comunità. Qua io mi fermo come cappello politico, darei immediatamente la parola alla Presidente dell'ASP Umberto Primo per il suo intervento. Buonasera. Con regio decreto del 7 luglio 1887 fu istituita la Casa di Ricovero Ente Morale di Pordenone. La Casa di Ricovero Umberto I fu inaugurata il 5 agosto 1885. Era la prima casa di riposo della nostra città. Sino agli anni 70 fu ente comunale di assistenza, le vecchie ECA, ospitando anche la mensa per i poveri. Trasformata in IPAB, fu radicalmente ristrutturata alla fine degli anni 70. A seguito dell'entrata in vigore della legge 19 del 2003, si è quindi trasformata nell'attuale veste giuridica di ASP, azienda per servizi pubblici alla persona. Dal 2009 ad oggi è stata nuovamente oggetto di ristrutturazione, che ha portato da 106 a 102 i posti letto per gli utenti. Le patologie presenti sono molto gravi, con alcuni casi di stati neurovegetativi. L'assistenza ai residenti dell'Umberto I è di 93 minuti al giorno e quindi ben lontana dal benessere di Casa Serena, che è di circa 120 minuti. D'altronde, il bilancio dell'Umberto I è ridotto all'osso e solo un consistente aumento delle rette potrebbe aumentare tale assistenza. Ipotesi che non è percorribile senza gravare in maniera rilevante sulle famiglie. Quindi la soluzione più idonea è che le due case di riposo si fondino in un'unica ASP e attraverso un processo di efficientamento, di espansione dei posti letto 36, di appalti unici accompagnati da un sostegno economico per 11 anni dall'amministrazione comunale, possono mantenere l'attuale benessere di Casa Serena implementando i servizi a favore degli ospiti dell'Umberto I. Sta a voi quindi la scelta se mantenere gli anziani di serie A a Casa Serena e di serie B all'Umberto I, residenti di Pordenone, oppure operare affinché l'anziano venga posto al centro delle cure con un'assistenza alla pari. Il Consiglio di amministrazione della Casa per Anziani Umberto I si è già espresso per la fusione delle due case di riposo. Grazie Presidente. Adesso per la fase iniziale dell'esposizione diamo la parola al direttore Giovanni Di Prima. No. Sì? Ecco, grazie. Allora, come è stato anticipato, lo studio è uno studio piuttosto sviluppato che si articola in una cinquantina di pagine, quindi insomma adesso affrontarne tutti gli aspetti non è semplicissimo. E pensavo di soffermarmi su, parla di tante cose lo studio, e pensavo di soffermarmi su un tema che secondo me riassume tutti gli aspetti contenuti nello studio, che è l'umanizzazione delle cure. Perché poi alla fine parlando di tante cose, ma alla fine parliamo di questo, di come possiamo porre al centro dei servizi della casa di riposo le persone, che sia l'anziano, che sia il lavoratore, che sia l'operatore di cooperativa, che sia il familiare, che sia il volontario. E poi mi soffermerò durante la mia relazione anche su comunque alcuni aspetti tecnici che illustrano alcuni passaggi chiave dello studio di fattibilità.
Allora, riteniamo che l'amministrazione comunale con questo progetto dia continuità a un processo di riforma della casa di riposo comunale cominciata nel 2003. In quell'anno, su iniziativa dell'allora assessore alle politiche sociali, fu avviata un'interessante ricerca su Casa Serena che mise in evidenza i rischi che correva e i limiti della nostra casa di riposo. La ricerca si intitolava Vivere in Casa Serena, casa o istituzione totale. Al tempo avevamo grandi reparti con 80 ospiti, con squadre di assistenti che cominciavano il loro turno da un lato del reparto per terminarlo all'altro capo, senza aver avuto la possibilità in tutte queste ore di lavoro di instaurare alcuna relazione significativa con le persone di cui con impegno si prendevano cura. Non avevamo progettazioni personalizzate ed equipe in cui poter confrontarci. Nonostante il minutaggio assistenziale fosse lo stesso di oggi, l'approccio alla cura era completamente inadeguato. Le persone che abitavano in Casa Serena erano ospiti, ovvero persone che transitavano, che noi non conoscevamo, se non per pochi momenti al giorno, e che non conoscevano noi. Quella ricerca avviò un'importante stagione di cambiamenti, sostenuti e promossi da un gruppo di familiari e dai sindacati dei pensionati. Al tempo alcuni lavoratori ci rappresentavano la preoccupazione che i cambiamenti avrebbero comportato la diminuzione dei minutaggi assistenziali, che nella casa di riposo non vi era tempo per incontrarci e discutere le progettazioni personalizzate, che il lavoro sarebbe diventato più faticoso perché avremmo rotto le coppie di lavoro che gli stessi lavoratori nel tempo avevano creato, che le nuove figure di responsabili assistenziali avrebbero esposto gli operatori alla discrezionalità di un capo, che i turni non avrebbero girato in nuclei più piccoli. Nello stesso periodo, le importanti criticità della casa di riposo comunale vennero descritte da un obiettore di coscienza che pubblicò un bel libro per la Biblioteca dell'Immagine. Il libro divenne un altro riferimento per promuovere il cambiamento. Il principale motore di quei cambiamenti fu la consapevolezza che vi fosse l'esigenza di una nuova organizzazione costruita intorno alle esigenze dell'anziano, che da questo momento venne chiamato residente perché viveva e abitava dentro l'istituto, e forse gli ospiti erano gli altri. Si trattava di un rovesciamento di prospettiva. Era l'organizzazione che doveva adattarsi ai suoi anziani e non viceversa. Il vero direttore diventava il residente, il centro indiscusso del sistema di cura. Intorno ai suoi bisogni si generava l'organizzazione. Nascevano così i nuclei di degenza piccoli, l'equipe per i progetti personalizzati, la figura del coordinatore e i referenti di nucleo in cui i familiari in qualsiasi momento potevano trovare punti di riferimento. La scheda di valutazione multidimensionale Valgraf, anni prima che la Regione la rendesse strumento di lavoro per tutte le altre case di riposo. Oggi siamo arrivati a questo punto, un buon punto. Ci siamo arrivati insieme, con il contributo di tutti, a cominciare dai lavoratori di Casa Serena. Lo abbiamo cristallizzato nella carta dei servizi della casa di riposo comunale. Tuttavia, sono passati 10 anni dalla stesura di questo documento, rimasto uguale a se stesso. Oggi, quella stagione di cambiamenti va rilanciata. I nostri anziani sono cambiati. Si tratta di persone che presentano bisogni più complessi, quadri clinici più articolati, comorbidità, presenza diffusa di deterioramento cognitivo, cronicità con notevoli effetti negativi sulla qualità di vita, con gravi e sottovalutati effetti economici, assistenziali e psicologici sulle famiglie e sulla comunità in generale. Si parla molto di sanitarizzazione delle strutture per anziani, che assomigliano sempre di più a reparti di medicina degli ospedali. Tutto ciò comporta rischi molto alti per le case di riposo e rischia di farci tornare indietro di molti anni. Dietro formule come minutaggio, progetti personalizzati, schede multidimensionali, standard di qualità, rischiano di nascondersi soluzioni specialistiche precostituite, centrate sulla malattia. Di fronte a tali complessità clinica, il perfetto ospite diventa nuovamente quello completamente ammansito che si lascia vestire, si lascia pulire, imboccare, che si offre per essere riassettato come si riassetta la sua stanza, che non complica le cose ma si adegua a chi lo tutela e lo cura. Di fronte a tale complessità clinica si rischia di ridurre l'intervento di cura alla soluzione medica che nel modello ospedaliero propone una terapia specialistica per ogni malattia. Si rischia la logica delle regole dei protocolli medici che affrontano la malattia, mettendo fra parentesi l'individuo. Logica che può essere accettata per l'acuzia, ma non per la lungodegenza. Si rischia la dinamica dei singoli servizi, che rispondono a logiche di performance e non di benessere complessivo della persona. Rischiamo nuovamente di perdere di vista le persone, la loro centralità, la loro sofferenza e solitudine dietro le diagnosi. Di sostituire un luogo di vita con un luogo di ricovero.
Oggi, più di 10 anni fa, si rende necessario mettere in discussione la neutralità di qualsiasi approccio specialistico e schierarsi dalla parte dei nostri residenti, della loro complessità, della loro soggettività. Oggi, più di 10 anni fa, si rende necessario costruire un'organizzazione sui bisogni reali, espressi dall'utente e dalla sua famiglia. Oggi la ricerca delle soluzioni ai problemi dei residenti si gioca su un piano di progettazione permanente e su quello del confronto diretto e continuo, da una riflessione tutti insieme all'interno della comunità terapeutica della casa di riposo, per trovare soluzioni creative che possono cambiare di giorno in giorno. Condividere l'idea che la terapeuticità dell'organizzazione consista nella partecipazione di tutti al processo. Residente, medico, infermiere, assistente, animatore, funzionario amministrativo, chiunque sia presente nell'istituto si trova coinvolto ad assolvere questo compito. Tutto viene orientato nel creare un clima nel quale sia possibile avvicinarsi all'altro in un rapporto umano che, proprio perché spontaneo, immediato e reciproco, diventa terapeutico. Questo era il progetto delle case di riposo piccole, prima dei muri, una creazione di una comunità terapeutica, aperta, umana, spontanea. Questo è l'approccio che noi oggi vi proponiamo. La cura, intesa come accompagnamento rispetto alla complessità dei bisogni degli anziani e al loro mutare nel tempo. Un accompagnamento a tutele crescenti per persone con malattie degenerative e a tutele decrescenti per le persone con prospettive riabilitative. Questo significato alla fusione delle case di riposo cittadine. Non si tratta, come qualcuno ci chiede, usando lo strumento della convenzione, di mettere insieme due servizi tradizionali del nostro welfare. Il risultato rischia di essere una versione appesantita, macchinosa, non governabile del sistema precedente. Un sistema organizzato di servizi a favore di persone fragili o in condizioni di bisogno non può costituirsi semplicemente attraverso la giusta posizione o vicinanza di servizi similari. Il progetto prevede invece l'integrazione e la compenetrazione di alcuni servizi territoriali affinché si trasformino in un oggetto sociale nuovo e innovativo, una rete di continuità, un circuito organizzato di accoglienza sociale. La proposta prevede la rifondazione di 3 circuiti di accoglienza differenziati. Uno per le persone con problematiche dementigene, che va dalla consulenza psicologica ai gruppi di mutuo aiuto, dalla valutazione neurologica e neuropsicologica ai servizi domiciliari specialistici, dai servizi semiresidenziali a ricoveri temporanei in pronta emergenza, Alzheimer, fino a servizi residenziali del nucleo protetto Alzheimer per situazioni più gravi. Un altro circuito per persone con cronicità, che va da presidi territoriali a servizi semiresidenziali, da residenzialità temporanea e riabilitative a funzione respiro, da dimissioni protette da ospedali e centri sanitari fino alle lungodegenze. Uno, infine, per persone con bisogno di tutela sociale, che va da servizi logistici, di trasporto, alberghieri, a servizi semiresidenziali, da residenzialità temporanee a appartamenti in condominio solidale. Ciò vuol dire innanzitutto rifondare i nuclei delle due case di riposo, adeguando dove necessario i minutaggi, 100 minuti per l'Umberto I, fermo da sempre ai 92 minuti minimo previsto dalla Regione, creando vasi comunicanti, creando percorsi di integrazione, osmosi fra gli stessi, in funzione del cambiamento dei bisogni degli anziani. Ciò vuol dire porsi il problema del perché tutti gli anziani si devono alzare alle 6 del mattino, del perché anziani che presentano problematiche di demenza devono vivere di fianco persone lucide, del perché il nostro nucleo protetto Alzheimer non è un riferimento per il territorio e ha degli spazi angusti, del perché persone con buone funzionalità non possono godere degli spazi del centro cittadino, con i suoi negozi e la sua vitalità, a partire dall'Umberto I, del perché non possiamo adottare un modello a contenzione zero, del perché alle progettazioni personalizzate non partecipano i familiari, del perché non possiamo avere l'animazione nei nuclei, anzi dentro le stanze dei residenti che non possono alzarsi. Ciò vuol dire porsi anche il problema del perché in liste d'attesa ci sono 100 anziani e ci sono 36 posti letto congelati, che possono offrire risposte a bisogni delle famiglie della nostra comunità. Posti che possono occupare gli spazi liberati dagli uffici amministrativi dell'Umberto I, che si uniscono a quelli di Casa Serena. Gli spazi liberati da tutti quei servizi ausiliari che possono essere portati al quarto piano di Casa Serena. Si tratta di posti così preziosi in un momento in cui la rete ospedaliera si concentra sempre di più sulle acuzie, riducendo i posti per lungodegenza e la durata delle stesse degenze.
Se crediamo che il nostro lavoro sia finito solo perché abbiamo un minutaggio alto e abbiamo una carta di servizi, siamo fuori strada. Rischiano di essere formule vuote, come lo erano prima del 2003. La realtà dei bisogni complessi dei nostri anziani ci ha già scavalcato da tempo. Non siamo in un porto sicuro. Il vento forte della sanitarizzazione e medicalizzazione e la crescente onda lunga del fenomeno delle malattie dementigene ci colpisce. Le leve principali dei cambiamenti proposti sono il governo diretto dei processi, a cominciare dagli snodi principali e dalle figure strategiche, gli infermieri, i fisioterapisti, i coordinatori, le caposale, i psicologi. La formazione del personale, al fine di promuovere una nuova cultura del prendersi cura. Un ricambio generazionale per spingere il cambiamento con energie nuove. Oggi nel comune di Pordenone, per i vincoli imposti agli enti locali, tutto ciò non è possibile. Non è possibile assumere il personale, nemmeno nelle figure strategiche. Non è possibile avviare percorsi formativi per il contingentamento delle risorse per formazione previsto dalla legge, che naturalmente nel nostro ente privilegiano gli aspetti amministrativi. Non è possibile trovare soluzione all'anzianità di servizio del nostro personale assistenziale, 52 anni di media, affiancando loro giovani operatori sociosanitari da far crescere. Il Comune non può assumere. Il progetto invece prevede l'assunzione già dal 2016 di circa 40 dipendenti a tempo indeterminato nell'ambito infermieristico, fisioterapico, assistenziale dei coordinatori senza aumento di costi. Prevede la stabilizzazione di tutte le posizioni che in questo momento sono precarie, interinali, tempi determinati, libera professione. La forma giuridica proposta è quella dell'azienda pubblica di servizi alla persona, regolamentata dalla legge regionale 19 del 2003. Si tratta di una forma giuridica tipica della maggior parte delle case di riposo della regione e del territorio nazionale. È un'azienda pubblica con controllo regionale. Nella versione qui proposta prevede anche la verifica da parte del Comune di Pordenone dei livelli di qualità. Non ha fini di lucro. Informa la propria attività di gestione a criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del pareggio di bilancio. Applica il contratto collettivo delle autonomie locali nazionale, quello di tutti i comuni d'Italia, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia per la sua specialità, che applica il contratto del comparto regionale. Tutto il personale comunale viene trasferito alle dipendenze della nuova azienda pubblica, conservando il trattamento economico maturato nel comparto regionale, trattamento che non è riassorbibile. Mentre per la parte giuridica le differenze con il contratto del comune sono minime, sostanzialmente 2 giorni di ferie in meno compensati da 3 giorni di permesso in più. Relativamente al patrimonio, il comune di Pordenone conferirà alla nuova azienda il centro sociale di Torre, ad eccezione del piano interrato dove rimarrà l'archivio storico comunale e dell'area verde che rimarrà in condominio. Casa Serena, l'immobile di Casa Serena, dopo che il comune avrà realizzato un piano di interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico, il capotto e la cogenerazione, e per la sistemazione degli impianti. Nelle more di questi interventi, si utilizzerà lo strumento del comodato a favore dell'azienda per un periodo massimo di 11 anni. Gli arredi e le attrezzature di Casa Serena. Per questi ultimi, dovendo essere rinnovati in larga parte per rispondere agli imminenti criteri regionali di autorizzazione al funzionamento delle case di riposo, l'amministrazione comunale prevede l'erogazione di un contributo a favore della nuova azienda di 65.000 euro annui per 11 anni. Il Comune di Pordenone si impegna inoltre alla erogazione, colonna 2, a favore del nuovo soggetto gestore di un contributo annuale al fine di mantenere e migliorare la qualità del servizio attuale e in particolare il benessere degli ospiti. In tal senso si vuole permettere al nuovo soggetto gestore di attivare con gradualità tutti gli interventi necessari alla riorganizzazione dei servizi e all'efficientamento delle risorse delle case di riposo, senza compromettere sostanzialmente la qualità dei servizi erogati. Il contributo viene erogato secondo un piano di sostegno vincolato per un periodo di 11 anni e avrà un importo a scalare nel tempo in funzione delle azioni previste dallo studio di fattibilità, che riguardano in particolare l'efficientamento energetico, la razionalizzazione dei costi, di 2 ne facciamo 1, di 2 appalti per la ristorazione ne facciamo 1, di 2 lavanderie ne facciamo 1, di 2 uffici amministrativi ne facciamo 1, gli utili per i posti letto, le entrate da rette, che fino al 2027 non avranno comunque una dinamica superiore alla metà di quella prevista negli ultimi 10 anni da Casa Serena. In conclusione,
È stata formulata questa proposta di gestione dopo moltissimi incontri con tutti gli interlocutori privilegiati delle case di riposo cittadine. È stato un confronto utile che ha arricchito il progetto. Un progetto che intende promuovere la trasformazione delle case di riposo cittadine in un'impresa del prendersi cura, con al centro la persona anziana e la sua famiglia. Un modello fondato sull'espressione delle potenzialità di tutti i soggetti, dal medico al funzionario, dall'assistente all'anziano, dall'infermiere al familiare, dal fisioterapista al volontario. Con tutte queste persone di mezzo, qualsiasi modello organizzativo non può prescindere dal considerare, oltre al tema delle competenze tecniche, gli aspetti caratteristici propri delle persone, le loro emozioni, relazioni, motivazioni, le loro solitudini. Segretario Perosa, se vuole illustrare la parte dello statuto. Sì, allora ritengo opportuno ripassare gli elementi modificati rispetto all'illustrazione in commissione, no? E che riguardano la delibera per l'articolo 1, no, dove è precisato che quindi la volontà di costituire formalmente, è un fatto più giuridico, l'azienda pubblica servizi alla persona Umberto I, che deriva dalla trasformazione dell'ASP Casa per Anziani Umberto I, che è l'attuale, quindi Umberto I è la nuova, quella che avrà il nuovo statuto, mediante fusione per incorporazione della Casa di Riposo Casa Serena. Quindi questo è il tecnicismo su cui poi previe, su cui si era appuntata anche l'attenzione della delegazione di parte sindacale, che abbiamo fatto approfondire, e questo io dico ringrazio perché ha consentito anche di essere più precisi anche nei termini. Poi nel piano di fattibilità, all'ultima pagina, rispetto a quello che vi era stato consegnato, in quello che vi era stato consegnato c'erano degli importi a scalare, poi con le verifiche di contabilità, con l'ufficio di contabilità e con i revisori dei conti, abbiamo anche visto che col bilancio armonizzato, per poter prevedere trasferimenti di, è un fatto tecnico questo, per prevedere trasferimenti negli anni per investimenti, avremmo dovuto fare tutto l'accantonamento. E quindi abbiamo preferito invece prevedere un contributo fisso pluriennale che consente all'ASP poi di fare un finanziamento e di pagarsi l'investimento subito. Quindi questo consente di diluire senza vincolare il patto di stabilità. E andrei anche ad illustrare, quindi ecco, sul percorso, è lo stesso percorso che la Regione ha seguito nell'affiancare una simile operazione fra il comune di Sequals e la casa di riposo di Cavasso, dove qui addirittura la situazione è ancora più stretta, perché in realtà su Umberto I già oggi il comune nomina una parte rilevante del consiglio d'amministrazione. Questo in qualche modo attrae l'ASP nel sistema degli enti strumentali dell'ente. E, ecco, abbiamo anche, una volta che abbiamo mandato il testo definitivo a voi, quindi martedì, quindi effettuato l'invio degli atti, l'abbiamo girato dopo i contatti che avevano avuto il dottor Di Prima e la presidente Coan, abbiamo mandato formalmente tutti gli atti agli uffici regionali in via preventiva, e ci hanno fatto 3-4-5 osservazioni puntuali, quindi vado a illustrarvi quindi le modifiche del. Allora, la prima non è un'osservazione dell'emendamento della Giunta, la prima non è un'osservazione della Regione, ma è un impegno che aveva assunto il Sindaco e l'Assessore nell'incontro, diciamo, che ha avuto con le organizzazioni sindacali, parallelo, anzi l'abbiamo fatto prima dell'incontro della delegazione trattante di giovedì, quindi un impegno a delimitare i possibili affidamenti all'ASP di attività che oggi sono propri dell'ambito socioassistenziale. Sostanzialmente quindi andiamo ad aggiungere all'articolo 2, al comma, alla lettera C, sì, del comma 2, proprio in fondo,
di dove ci sono realizzare ogni genere di servizi sociali, in fondo alla prima pagina. Articolo 2, lettera C. Alla fine, quindi realizzare ogni tipo di servizi sociali, gestendo strutture, eccetera, vengono aggiunte le parole: sono esclusi i servizi dell'ambito socio-assistenziale urbano, salvo delega dello stesso. Cosa vuol dire? Che quindi si esclude la possibilità di esternalizzazione di attività dell'ambito, ma solo possibili affidamenti di limitate porzioni per tempi, per periodi delimitati, quindi che non può riguardare per dire, trasferimento di personale. Poi andiamo all'articolo 7, che riguarda il consiglio d'amministrazione, e qui ci dicono di sostanzialmente espungere la lettera F al comma 1, che riguarda stipula di contratti di comodato, perché trattasi di competenza gestionale, quindi che deve essere esercitata dal direttore e non dal consiglio d'amministrazione, perché anche per l'ASP si applica la divisione fra diciamo politica e amministrazione, o fra gestione e gestione amministrativa. Poi all'articolo 7, comma 15, che riguarda in caso di urgenza, in caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei votanti, avevamo scritto refuso, invece con la maggioranza dei componenti. Quindi questo è il rilievo, quindi proponiamo di sostituire le parole votanti con la parola componenti, ovviamente perché significa che ci vuole sempre almeno tre, no? Quindi non è che sono i tre o in due vota uno. Poi all'articolo 9, la lettera D, no? Il rilievo è qui assegna ai consiglieri, io ve lo ritengo opportuno, incarichi di sua competenza. Si sta parlando dei poteri del Presidente. Il rilievo è il Presidente non può delegare poteri propri. E quindi la proposta è di sopprimere la lettera D. No, quindi è ovvio che il Presidente poi può assegnare degli incarichi ai componenti del CDA, ma non delegare funzioni proprie. E poi all'articolo 7, sì. Ecco, qui l'articolo 7, torniamo indietro, ma perché il rilievo in realtà era alla... Scusate un attimo, è su un articolo successivo che riguarda il quorum per le revoche, sostanzialmente. Cioè, mancava il quorum per le revoche e quindi ci suggeriscono di inserirlo. Scusate un attimo. Ecco, in realtà dice, loro si sono puntati sull'articolo 12 dove manca l'individuazione del quorum, che però potrebbe essere inserita nel contesto dell'articolo 7,8, che è quello sulla nomina del Presidente. Quindi, quando diciamo, ecco, il comma 8 sono i quorum per le votazioni dall'articolo 7, quindi le deliberazioni vengono votate con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, tranne che per le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e Vicepresidente. Ci aggiungiamo anche e alla revoca, quindi anche la revoca segue... Così, cioè, quindi vi è un quorum quindi di 3 su 5. E, ecco, poi all'articolo 15 lettera Q, comma 4, quindi 15, comma 4, la lettera Q è quella che dice... Stipula, qui siamo sui poteri invece del direttore dell'ASP, stipula i contratti attribuiti alla sua competenza o a seguito di approvazione delega del Consiglio di amministrazione. Il rilievo è che sui contratti non c'è delega del Consiglio di amministrazione, non può esserci, perché sono poteri del direttore, ovviamente su atto di indirizzo e su approvazione dello schema e quant'altro. E quindi togliamo, sopprimiamo le parole delega. Ecco, questi sono gli aspetti tecnici, quindi sui rilievi che ho ricevuto questa mattina dall'Ufficio delle Autonomie Locali, che curerà poi l'istruttoria sullo statuto una volta che fosse approvato. Può essere che poi magari qualche virgola ce la trovino ancora, ma casomai taglieranno loro o comunque integrano se sono aspetti di dettaglio. Se fossero aspetti invece sostanziali, è ovvio che dovremmo tornare
tornare qui, ma dico, i rilievi questi sono in questo momento, quindi sull'impianto mi è stato detto che, sì, che l'impianto regge. Io avrei finito. È finito. Terminata la presentazione, grazie Assessore. Prego, adesso passiamo alle richieste di chiarimenti. Chi si iscrive per le richieste di chiarimenti, poi per quanto riguarda la discussione, dichiaro io aperta la discussione e vi potete iscrivere. Prego. Sante la presenza, veramente, mai vista in 15 anni di un pubblico così, di cittadini, non pubblico, di cittadini. Stante la delicatezza del caso, stante anche la questione che è venuta fuori in conferenza capigruppo, quando non abbiamo litigato, anzi abbiamo litigato, ma non abbiamo il numero per chiedere quello che abbiamo voluto, cioè di sentire nuovamente in commissione l'argomento. In rappresentanza di tutti questi cittadini, io chiedo che il Consiglio Comunale possa ascoltare un rappresentante dei cittadini per, diciamo, togliere ogni dubbio su quello che stanno facendo, su quello che pensano anche le confederazioni sindacali, eccetera. Io credo che sono tre ore che questa gente, questi concittadini sono qui, io chiedo che il Consiglio Comunale possa ascoltare uno di loro. Giannelli, sì, la richiesta avreste dovuto. Una mozione d'ordine. Beh, una mozione d'ordine su quello. Le mozioni d'ordine. Il Consiglio sovrano, uno parla a favore, uno contro e votiamo. Io chiedo di ascoltare un rappresentante del cittadino. Sì, ma consigliere Giannelli, siamo come. Sono argomenti che non sono da mozione d'ordine. Questi. Qui ci sono richieste, può decidere il Consiglio, però voglio dire, sono richieste che dovrebbero essere avanzate prima dell'inizio dei lavori, in modo tale che si possa. No, ma non può parlare un terzo. Scusi, non abbiamo ancora iniziato il dibattito. Prima dei lavori. Articolo. Se deve parlare un soggetto estraneo al Consiglio, deve essere organizzato. 48. Ultimo comma, articolo 48. Qualora il Presidente non intenda cogliere la mozione d'ordine, il richiedente può appellarsi al Consiglio, il quale delibera. Sì, ma uno parlerà a favore, uno contro. E chi è contro dirà. Sì, ma non sto dicendo. Non vi ascolteranno. No, sì, scusi, adesso possiamo anche forzare, possiamo anche far deliberare sulle mozioni d'ordine, che il cui contenuto lo stiamo creando stasera, perché è una serata creativa questa. Una mozione d'ordine su questo argomento non è ammissibile, non posso io accettarla come mozione d'ordine. Chiedo però se il Consiglio. Ma poi scusi, c'è un altro problema: chi parlerà, chi interverrà? È uno, ma chi lo sceglie, chi decide? I cittadini sono tanti qua. Come facciamo? Comunque, Seda, siccome è una cosa irrituale, io chiedo al Consiglio. No, io faccio. Non è mai successo. Posso capire che lei, come Presidente, consideri questa mia mozione d'ordine, questa richiesta, forse irrituale. Però, scusi, forse anche irrituale. Se questa gente vede da una persona e viene lì, c'è la media qua, ci sono dei tecnici comunali, chiede, gli diamo la parola, non volete dargli, non datemi. Sì, ma noi abbiamo organizzato i cosiddetti consigli aperti, sono proprio finalizzate a far parlare anche i cittadini, il pubblico. In questi consigli sono dedicati alla discussione, scusi, tra i componenti del Consiglio. Quando parlano i tecnici, perché invitati all'amministrazione previa comunicazione al Presidente. Io chiedo però, guardi, posso anche accogliere in parte la sua. Io chiedo al Consiglio chi si oppone a questa richiesta. Se il Consiglio all'unanimità mi dice, magari Presidente, facciamo parlare anche i cittadini, se invece i consiglieri, se si oppone qualcuno, io prendo atto, non posso fare. Proprio se c'è l'unanimità posso superare questo ostacolo. Chiedo pertanto se c'è qualcuno contrario. Prego. Date la parola al consigliere Bianchini. Grazie Presidente. Allora, ovviamente, come consigliere comunale non mi permetterei mai di negare la parola a nessun cittadino qua dentro. E quindi è ovvio che chiunque di noi qui è ben disposto a sentire i cittadini comunali. Io però mi faccio una domanda. Chi decide
quale cittadino parla a nome dei cittadini. Perché la cosa che io mi pongo... Sì, posso parlare io? Posso parlare? Posso parlare? No, consigliere Giannelli, no. Bianchini Mario, dopo non utilizzi in modo abusivo il microfono. Che parlo io, dopo sicuramente... Prego. Le ricordo che siamo in 50.000 a Pordenone e a meno che non ci sia stata un'assemblea che decide che la persona che deve parlare rappresenta i cittadini, i rappresentanti di questo Consiglio rappresentano i cittadini. Ma detto questo, io chiedo alla persona che in questo momento sicuramente è già pronta per parlare se si sente all'altezza di rappresentare tutti i cittadini. Perché io stesso... Io stesso, ma può parlare? No, consigliere Giannelli. Nessuno di noi rappresenta i cittadini al completo. Io rappresento una parte, i miei colleghi rappresentano un'altra parte, il sindaco rappresenta tutti, questo è vero. Il sindaco... Bene, scusate. No, io... Quindi... Noi siamo i primi ad ascoltare chiunque abbia voglia di parlare, così abbiamo fatto nelle diversi incontri che l'assessore e l'amministrazione ha fatto. Sì. Ma non mi sento... Però non riesco a parlare. Prego, continui, però voglio dire... Io sinceramente dire sì o no? Non riesco a capire come può essere tutelato ogni cittadino se una sola persona parli a nome suo. No, scusate, no. Non ho capito se c'è qualcuno che è contrario o siete tutti d'accordo. Allora. Contrario. Allora, Presidente, io capisco... Dica contrario o favorevole? Le spiego, Presidente. Se non finiamo più. Ha ragione. È molto difficile, caro Ribetti, perché lei mi insegna che la politica è strumentale. Allora, silenzio. È molto difficile, sa, consigliere Ribetti, perché c'è chi usa la politica per strumentalizzare e chi invece no. Io sono convinto che chiunque qui dentro si alzi in piedi e dica no, non può parlare, domani viene, anzi fra due minuti viene fucilato in piazza pubblica. E quindi è normale che nessuno di noi dirà questo. La cosa che io mi domando... E domando a questa persona che parlerà se si sente all'altezza di rappresentare tutti i cittadini di Pordenone. E quindi chiedo a questa persona se vorrà parlare, che o rappresenta tutti oppure è solamente l'ennesima strumentalizzazione della cosa. Grazie. Bene, allora. Prego. Per togliere da lì l'ammazzo l'amico Mario, per togliere da lì io ho visto il sacro signora Pinozzo e io propongo che sia la signora Pinozzo che viene a parlare per i cittadini. Scusate, no. Vedete, scusate. Sì, non dirlo. Guardate che devo liberare l'aula, mi dispiace, ma se continuate così devo liberarla, per cortesia. Prego consigliere Rossetto. Consigliere Rossetto, prego, date la parola. Silenzio per cortesia. Allora, anch'io sono d'accordo nel dire che tutti i cittadini devono parlare. Vabbè. Che tutti i cittadini devono parlare, però prima che fosse formalizzato il nome, io facevo la proposta che intervenisse una persona dopo che tutti i consiglieri comunali sono intervenuti. Anche l'una e anche le due e anche le tre. Non ci sono problemi. Anche il secondo gettone se viene strumentalizzato.
Poi, per quanto riguarda il nome fatto, la signora Pigozzo è stata ascoltata in seconda commissione, qui, in terza commissione qui. Quindi è già stata ascoltata e ha avuto l'opportunità di dire la sua come segretaria provinciale della CGIL. Quindi non è una persona qualsiasi, è una persona che ha avuto anche gli incontri, lì vediamo tutti gli incontri che hanno avuto con i sindacati, ma soprattutto ha fatto il suo intervento qui nella sede istituzionale alla presenza della terza commissione. Grazie. Quindi altri cittadini che se vogliono, che non l'abbiamo ascoltato, ma la signora Pigozzo, ripeto, la signora Pigozzo ha già esternato, ha già parlato, ha già fatto la sua relazione in terza commissione. Adesso chiudiamo la... Chiedo scusa, votano solo i commissari della terza commissione, noi possiamo andare via, visto che sembra che... No, volevo capire, visto l'intervento del consigliere che mi ha preceduto di maggioranza, che ha detto che la signora Pigozzo è già stata ascoltata dai commissari della terza commissione e che quindi gli altri non possono sentirla, chiedevo se gli altri consiglieri comunali possono partecipare alla votazione o possono farsi un'idea. Se tendo la considero una battuta. La signora Pigozzo, se no vado a casa, non vorrei allora gravare di costi i consigli. Cioè, voglio dire, non ho ancora capito se c'è qualcuno che è contrario, grazie. Volete dirmelo o no? No, ma fate di stia. Allora, se dite, facciamo così. Andiamo, allora, scusate, per non perdere altro tempo. Silenzio! Silenzio, se no devo far liberare l'aula. Silenzio, per cortesia. No, adesso basta. Adesso, scusate, io decido di procedere in questo modo per vedere di chiarirci un attimo le idee. Procediamo con i chiarimenti intanto. Nel frattempo vedete se riuscite a trovare la quadra, perché non ho capito neanche le posizioni ancora, e dopo, alla fine dei chiarimenti, vediamo se siete riusciti a trovare un accordo sul fatto di far parlare qualcuno, quanti, uno, due, quanto tempo, non si sa. No, consigliere Gianelli, adesso basta. Adesso passiamo ai chiarimenti e poi rivediamo l'argomento. Prego. No. Non è una mozione d'ordine, non ha un contenuto. Ma... Allora adesso devo intervenire e mi devo arrabbiare, no? Ma no, consigliere Gianelli. Consigliere Gianelli, si fidi. Vabbè, ma lei deve rispettare quest'aula, consigliere. Consigliere. Senta, consigliere, facciamo una... Consigliere, allora... Mi ascolti. Questo è un argomento che lei ha proposto adesso. Vedo che ci sono posizioni variegate. Andiamo avanti con i chiarimenti che servono a tutti. Anche eventualmente a chi vorrà intervenire successivamente. Bene, consigliere De Bortoli, prego. Presidente, io ero quasi pronto a fare l'intervento, però lei mi chiede di fare... No, lei mi chiede... Posso? Lei chiede chiarimenti e io chiedo un chiarimento. Presidente, faccio soltanto una premessa. Stiamo trattando di una questione molto importante che riguarda cittadini del Pordenonese e anche oltre, che hanno dato la loro vita lavorativa a questa città e oggi hanno bisogno di noi. Dunque chiedo al Consiglio un po' di, come si dice, un po' di responsabilità nella discussione e portare avanti questa delibera. Non stiamo discutendo su una strada, su una rotonda, su un'eliminazione, stiamo discutendo di persone. E volevo ringraziare questa amministrazione per aver messo in campo i tecnici che abbiamo qui. Ed è come hanno spiegato, io ho ascoltato anche la spiegazione come familiare di ospite quando l'ho presentata in Casa Serena e mi ha accresciuto ancora di esperienza. Però stasera io chiedo
che abbiamo questa giusta comparazione. Noi oggi abbiamo qui stasera una ASP già costituita con la Presidente Coan e una Casa Serena gestita dal Comune di Pordenone, dall'Assessorato Esti Sociali, vero Assessora? Bene. Abbiamo visto i bilanci, la ASP che ha tutti i compiti, che voglio soltanto rilevarli, che non ha finalità di lucro, ha personalità giuridica, diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestione tecnica, opera con criteri imprenditoriali, informa la propria attività di gestione e criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio. Noi abbiamo visto i bilanci dell'ASP Umberto I e il bilancio di Casa Umberto I, Casa Serena. La ASP fa più 27.000 euro, fa 92,5 minuti di monitoraggio sugli ospiti, avendo la maggior parte degli ospiti non autosufficienti. Casa Serena fa meno 870.000 euro e 120 minuti di monitoraggio negli ospiti. Penso che è più agevole fare questo servizio in Casa Serena, avendo più minuti, che farla in Casa Umberto I. Ma Casa Umberto I ha questi compiti. Azienda imprenditoriale, ha economicità nelle azioni e ha il pareggio di bilancio. Dunque ha delle costrizioni. Per cui cosa ha fatto? Ha meno personale della Casa Serena e ha meno minuti dedicati agli ospiti di Casa Serena. Se noi portiamo ad ASPA anche la Casa Serena, cosa succederà? Cioè, è vero che il direttore dice l'obiettivo è di raggiungere una media di 100 minuti di monitoraggio sia in Casa Serena che in Casa Umberto I. Bene. Però nella creazione dell'ASP il comune si chiama fuori. Non ripiana 870.000 euro circa di perdita di bilancio. È vero che dice che farà l'efficientazione della struttura Casa Serena. Allora io dico, Assessore, voi siete 15 anni qua che governate questa città. In questi 15 anni abbiamo visto fare strade, aiuoli, ponti e quant'altro si possa mettere spendendo denaro pubblico su questo. Magari feste, magari sagre avete fatto. Però non, avete abbandonato la Casa Serena in 15 anni quando potevate efficientarla prima e far risparmiare a questa... No, scusate, è questione di priorità. Perché non potevate mettere a posto Casa Serena prima e facendo un'economia di 870.000 euro e dare magari più, ancora più servizi su questo? Avete tenuto tutti e due la stessa quota di 72 euro. Guardi che 5 minuti sono per scadere. Al giorno. Se deve formulare la domanda dopo non ha più giorno. Tempo. Ecco, chiedo se questo è il parametro. Abbiamo la ASP di Casa Umberto I e la ASP di Casa Serena. Spiegatemi perché ci sono queste differenziazioni e ci avvicineremo più in questa riforma che fate accorpamento per fusione, che dopo diremo sull'intervento, è meglio essere ASP o essere Casa Serena? Questa è la mia domanda. Va bene, grazie. Accettiamo le domande, sì, Assessore. Sì. Che consigliere Piccin, prego. Grazie Presidente. Io per la verità ho alcune domande, intanto magari ne faccio qualcuna, poi vediamo. Ho letto dai documenti che ci sono stati consegnati che è stato fatto un periodo di, come dire, tra virgolette, di prova di, credo, gestione comune, immagino, di qualche servizio, perché sperimentazione si parla qui, che poi è stato prorogato fino al 31 dicembre di quest'anno, tra le due case di riposo. Volevo sapere gli esiti di questa sperimentazione e in che cosa sono, insomma, in che cosa è consistita questa sperimentazione. Per quanto riguarda la delibera, chiedo a pagina, non è numerata, ma insomma, vabbè,
All'interno della delibera, e siamo ancora alle premesse, si parla, dove si parla di fusione per incorporazione, si parla di razionalizzazione, efficientamento delle risorse umane e strumentali, con benefici anche, dice qui, dal punto di vista economico, derivanti dalle economie di scala. Allora, per la mia modestissima esperienza politica e amministrativa, quando non si sa cosa scrivere, si scrive che le economie deriveranno, i guadagni deriveranno dalle economie di scala. Se si potesse in questo caso verificare in sostanza di che cosa si tratta, sarei contenta di capire questo. Intanto così, poi successivamente altre richieste sullo studio di fattibilità. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Daniello, prego. Sì, grazie. Anch'io ho una serie di domande. Allora, domanda pagina 5 e mi riferisco allo studio di fattibilità. Allora, la prima domanda è, hanno praticato ridotte esperienze di coordinamento e di collaborazione tra AS5 e Regione, promosse da soggetti esterni. Volevo capire, da 1 a 10, quanto valutate questa esperienza? 2. Come intendete valutare invece gli atti? A pagina 5, per seguire, certo che è un test, per seguire le suddette finalità i due enti hanno avviato con rispettivi atti di delibera una fase sperimentale di gestione coordinata ove possibile associata e hanno inteso valutare e praticare in forma sperimentale le possibili sinergie, un po' si collega alla domanda della collega Piccin. Volevo capire, tutte queste fasi di collaborazioni e di esperienze di coordinamento che avete fatto, da 1 a 10, quanto è stato, potete valutarla? Poi, la seconda, è una domanda e voglio che mi sia data una risposta, non da un consigliere, ma dall'assessore. Come intendete valutare invece gli atti, sempre con una valutazione da 1 a 10, gli atti che avete già avanzato, che il Comune, come conseguenza di tutti gli atti deliberativi di giunta, sempre da 1 a 10. Li avete elencati qui, tutti gli atti deliberativi, le tappe di un lungo percorso e quindi ci sono anche gli atti deliberativi. Tutti gli atti deliberativi che vi portano ad oggi. Poi, pagina 11. Il progetto, pagina. Chi e che cosa non vi autorizza a lavorare con integrazione e compenetrazione dei servizi territoriali ad oggi? Chi e che cosa vi vieta questo tipo di lavoro? L'ASP facilita e perché? Pagina 11. Leggete, lo ha letto anche poco fa il dottor Di Prima, a termine della sua esposizione. Pagina 12. La cura centrata sulla persona. Ci sono persone oggi che, a vostro dire, non lavorano con la cura centrata sulla persona? Cioè, ci sono persone dipendenti comunali o di casa Umberto I che non lavora con questa modalità? Questo è semplicemente un modello di nursing che si legge da 30 anni in tutti i libri di nursing. Io sono uscita dalla scuola Maran 30 anni fa, potete copiarlo da una semplicissima struttura, un libro qualsiasi di nursing. Io non credo che le persone che non lavorano oggi
non applichino questa centralità della persona quando curano e si prendono carico della persona anziana nelle due case di riposo. Se mi dite perché questo dovrebbe essere l'idea rivoluzionaria, posso darvi atto dopo avermi convinto. Pagina 14. Potenziamento e potenziando l'integrazione ospedale-territorio. Perché solo con un ASP si può fare questa cosa? Non credo proprio. Sono andata anch'io, ero presente quando il dottor Di Prima, la signora Coan e lei, assessore Romor, avete presentato il piano all'associazione, ai familiari sia della casa Umberto I sia della casa Serena, dicendo il dottor Di Prima annuncia un allarme e fa allarme sociale, secondo me, dicendo che si tagliano con la nuova riforma sanitaria dei posti letto. C'era scritto un numero, non voglio dire un numero per un altro perché poi è stato tolto immediatamente. Allora, voglio capire se questa riforma sanitaria ha tagliato i posti letto, voi vi fate carico di questi tagli di posti letto? Punto di domanda. O forse non era meglio dirlo alla dottoressa Telesca che i posti letto per acuti non andavano tagliati e che non vanno in casa di riposo i post acuti dopo 5 giorni dal ricovero, non all'associazione, ai familiari presenti in casa di riposo venerdì sera. Il piano di fattibilità. C'è una suddivisione per profili, profilo A star, profilo A, B, C, D, E, come in tutte le case di riposo. Si parla nei 4 anni di nuove assunzioni. Vorrei capire in modo dettagliato in quale tipo di profilo si pensa di inserire il nuovo personale infermieristico. Pagina 18. Io ho molta, molta confusione. Scusate, non sono mai stata brava in matematica. Ma in queste tre commissioni non ho ben capito i numeri di posti letto. Perché si parla nell'ultimo studio di fattibilità arrivato appunto dopo martedì con le varie modifiche, si parla di nuovi posti letto, no? Attivabili, 32 posti letto, però poi ci sono. Inoltre il trasferimento degli uffici amministrativi presso Casa Serena, cioè, dove ospitare numero 8-10 persone con bisogni di socialità e buone autonomie funzionali. Chiederei se sono 8 o 10, perché nonostante queste persone non abbiano una grande richiesta di assistenza o d'altro, ma solo bisogno di socialità, 2 fa la differenza. Presso Casa Serena, invece, il trasferimento con altri lavori di strutturazione dei locali permetterebbero di attivare nuovi 14 posti letto. Cioè, scusatemi, ma fatemi una slide, fatemi un bigliettino, fatemi un qualcosa che io possa capire quanti posti letto avete intenzione di attivare nei prossimi... Non capisco. Non capisco perché non sono effettivamente quello che hanno detto. Qui in commissione me la sono sentita domenica 10 volte la commissione della COAN. Ha detto e ridetto numeri così. Probabilmente presa dalla foga di dire, ma io non riesco a capire. Questa è una nuova slide che non era stata esposta in commissione. Comunque, ho 8 o 10, perché poi fa la differenza con chi deve lavorare dentro, fra l'altro.
Allora, 18, pagina 21. Scusi, consigliera, ma quante domande ha? Tutte quelle che non capisco. Ma ci sono le commissioni, non possiamo mica... Cioè, scusi, sì. Possiamo passare un'ora su domande? Ma lei non ha convocato... voi non avete convocato con l'azienda sanitaria? Avrei posto questa domanda, scusi, quale azienda sanitaria? Siamo quasi a 10 minuti, la invito ad accelerare un po'. Vuole che chiudo? La faccio... No, ma insomma, se riesce, se vuole chiudere poi magari riprendere, però accelerando un attimo, perché sennò... Allora, l'ultima, probabilmente io non leggo bene neanche l'italiano, oltre a non far matematica. Infine, il livello assistenziale non è sempre in rapporto congruente con la dimensione delle rette. Cosa significa questa frase? Cioè, che o uno o l'altro, nel senso che non capisco... Il livello assistenziale è troppo basso o è troppo elevato rispetto alle rette? Oppure le rette sono troppo elevate o troppo basse? Perché visto che il piano delle rette è quello che pesa di più ed è il più corposo, ecco l'ultima, ma non l'ultima, giuro. Nell'incontro con l'RSU, il collega Bianchini, RSU e capigruppo, che si è svolta dopo la riunione di capigruppo, il collega Bianchini rispondeva che il revisore dei conti avrebbe dato il parere entro lunedì 16. Vorrei per favore, se è vero, averne lettura di questo, del revisore dei conti. Grazie. Va bene. Consigliere Cabibbo, prego. No, ditemi voi. Volete rispondere a queste dopo? Va bene. Allora, scusi. Però io avrei una domanda di tipo tecnico che è probabilmente anche pregiudiziale, per cui potrebbe aiutare anche nella discussione. Poi vedete voi se volete. Anche perché era stata posta incidentalmente dal collega De Bortoli, però su questo in realtà il segretario non ha risposto in modo preciso, quindi chiedo anche un parere al segretario. Allora, senza entrare, ripeto, nel merito, però qui nel deliberato, della delibera che noi dovremmo poi votare, si parla della costituzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona Umberto I derivante dalla trasformazione dell'ASP Casa per Anziani Umberto I mediante fusione per incorporazione della Casa di Riposo Casa Serena, a norma degli articoli 14 e 14 bis della legge regionale 19 del 2003. Ora, il punto è questo. Noi andiamo a fare una fusione fra un'azienda che già esiste, che è la Umberto I, e Casa Serena, che in realtà azienda non è, che è una non azienda. Allora, mi chiedo se dal punto di vista tecnico, questa è giuridico, questa è un'operazione fattibile, perché a me pare che né a norma dell'articolo 14 né a norma del 14 bis attualmente questa operazione sia possibile da un punto di vista tecnico-giuridico. E chiedo anche come mai c'è stata una... cambiamento rispetto allo studio di fattibilità che ci è stato consegnato in commissione nel mese di ottobre, nel quale, parlando del percorso amministrativo, si prevedeva come punto primo e preliminare, e mi pareva più corretto, la costituzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona Casa Serena, ai sensi, questo sì, dell'articolo 14 della legge regionale, anche perché per la costituzione di nuove aziende c'è quel discorso del patrimonio che deve essere, avere un valore superiore ad 1 milione di euro. Quindi a quel punto, costituita l'ASP Casa Serena, si prevedeva la fusione per incorporazione con l'ASP Umberto I. Allora chiederei, anche con parere appunto del segretario, come mai questo cambiamento e se è un'operazione tecnicamente possibile questa. Grazie. Vabbè, sì, prego. No, stravolgiamo l'ordine adesso se non si la... è pregiudiziale. Vabbè. Allora, diciamo che gli articoli 14 e 14 bis della 19
hanno, possono essere, possono sembrare di non facile applicazione. Noi fortunatamente in questo percorso c'è un dominus, no, al di là di chi poi decide di fare o non fare l'operazione, ed è la direzione centrale per le autonomie locali della regione, che ha il compito previsto per legge di vigilare sulle ASP e di approvarne gli statuti. E quindi lo scorso anno c'è stato un percorso tipo, che realizzato fra Casa dell'Emigrante di Sequals, che è una casa comunale, e ASP Cavasso Fanna, che ha consentito alla Regione di approfondirne la fattibilità. Noi anche, devo dire, quello che mi hanno proposto, perché io poi sono entrato nella parte poi finale, quando si trattava di verificarne la legittimità e poi di adempiere agli obblighi di rappresentante della delegazione trattante di parte pubblica, quindi di entrare in quella parte tecnica, mi sono confrontato con gli uffici regionali e rispetto a quello che era stato ipotizzato di questa virtuale costituzione di un ASP per essere coerentissimi con la norma, mi è stato risposto che era comunque un passaggio in più e che quindi nel caso poi di già testato su Fanna Cavasso, ma nel nostro caso ancora più applicabile, nel senso che per i principi contabili del bilancio armonizzato in particolare, il Comune, nominando la gran parte dei componenti della Casa di Riposo Umberto I attuale, di fatto la attrae fra i suoi enti strumentali. E quindi in realtà noi non abbiamo neanche un'incorporazione di due soggetti pubblici, e quindi il meccanismo più semplice ma comunque corretto che ci è stato comunque validato ed è coerente col decreto con cui hanno approvato lo statuto dell'ASP Pedemontana, in quel caso. E quindi noi, che avevamo pensato una cosa un po' più raffinata, posti anche i dubbi dalla parte delle rappresentanze sindacali, siamo andati a fare una verifica puntuale e ci hanno detto è più corretto realizzare una fusione per incorporazione di Casa Serena nella Casa di Riposo Umberto I, trasformando poi contestualmente col nuovo statuto in ASP Umberto I. Tant'è che io, nei rilievi che ho questa mattina, nulla si dice su questo se non sui punti che vi ho eccepito. Perché ho chiesto in via preventiva, non è che poi, no, visto che gli articoli 14 e 14b sono comunque, possono dare adito ad osservazioni di un qualsiasi giurista, no, o comunque che affronti il tema, e chi cioè poi l'ufficio che fa l'istruttoria, che poi sottopone all'assessore regionale, dice così, l'abbiamo studiata, abbiamo affiancato quel percorso e quindi riteniamo che anche voi dobbiate usare lo stesso vocabolario, gli stessi termini giuridici del precedente, e a questo ci siamo allineati. Grazie. Sì. Sì, ringrazio il segretario, però qui veramente allora l'ufficio della regione supera il dettato legislativo, nel senso che Casa Serena non esiste, cioè Casa Serena che cos'è? È il comune di Pordenone, non ha appunto un ramo d'azienda, ma come si fa a fare una fusione tra un'azienda e un ramo d'azienda? Cioè è un obbrobrio giuridico, quindi io non so cosa facciano in gli uffici della regione, ma mi pare che sia molto pericolosa questa strada, perché è completamente sballata, perché ripeto, Casa Serena non è un'entità autonoma, è una parte del comune di Pordenone, è come se io cedessi l'ufficio tecnico del comune riguardante l'edilizia privata ad una SRL, cioè mi sembra veramente una cosa obbrobriosa. Bene, grazie. Prego, assessore, per le risposte. La prima al consigliere De Bortoli sui
ritardi sviluppati in Casa Serena, i tempi. Sta rispondendo, i sì. I primi... Ha chiesto di poter rispondere per gruppi, per blocchi di domande, se non si perdono. Allora, per quanto riguarda il consigliere De Bortoli, l'avevo accennato prima, pur avendo fatto degli interventi straordinari importanti a livello della Casa Serena con l'ampliamento del nucleo Alzheimer, con il trasferimento della lavanderia per poter ampliare il nucleo Alzheimer, l'ottimizzazione di alcune parti all'interno dei corridoi dei servizi, avendo fatto anche la parte di entrata, la copertura, pensilina di entrata, avendo mantenuto l'attenzione abbastanza alta sulla Casa Serena, però stiamo pagando un ritardo che avevamo accumulato quando nei periodi migliori si pensava, non da me nel mio periodo, di fare abbandonare Casa Serena e costruire le tre piccole case. Tanto è vero che nel piano regolatore comunale, quello vecchio, che è ancora attuale, esistono tre postazioni dedicate alla costruzione delle piccole case di riposo. In quel periodo lì in cui si andava alla ricerca di questa soluzione, non era stato volutamente fatto interventi in Casa Serena perché si pensava di alienarla e di abbandonarla. Ciò, dopo di ciò, è capitata la crisi, è capitata la situazione di grave difficoltà economica, per cui abbiamo visto che anche il tipo di assistenza a livello piccolo che doveva essere accompagnato dalla compartecipazione dei volontari, parrocchie, eccetera, non ha potuto prendere atto. E allora, subito dopo, ci siamo attivati nel 2003, come abbiamo detto prima, ci siamo attivati immediatamente per portare interventi importanti, soprattutto sul problema del riscaldamento, del problema energetico su altre strutture importanti. Quindi il ritardo è dovuto per questa cosa qua, non per altro. Alla consigliera Piccin vuoi rispondere tu, Giovanni? Sì, però io volevo, intanto che Giovanni si prepara, volevo dire alla consigliera Piccin che lei prima in una dichiarazione che ha fatto riguardo la commissione terza, che gli assessori regionali non sono venuti. No. Leggo quello che scrive l'assessore Telesca. Telesca con la L come Napoli. Gentilissimo assessore Vincenzo Romor, mi saluti il consigliere Dal Mas. E la piccina è sempre qua, ha detto. La ringrazio per l'invito alla seduta della terza commissione consigliare del Comune di Pordenone, ma non ritengo opportuno la mia partecipazione, in quanto l'argomento per il quale viene richiesto un approfondimento è di competenza dell'amministrazione comunale. Come lei sa, cerco di rispettare il più possibile la suddivisione dei ruoli. Telesca con la L come i triestini. Andiamo a Panontin. Nome tipicamente veneto, tronco, con accento sulla ultima vocale, Panontin. Gentile assessore Romor, mi spiace dover comunicare la mia impossibilità ed essere presente alla riunione della commissione consigliare per la quale il Comune di Pordenone ha richiesto la mia partecipazione.
Mi corre peraltro l'obbligo di puntualizzare che tale partecipazione sarebbe stata non appropriata in considerazione del ruolo rivestito dallo scrivente nell'ambito dell'ipotizzato procedimento di incorporazione della Casa di Riposo Comunale nell'ASP Umberto I. È noto infatti che gli uffici regionali delle autonomie locali e l'assessore di riferimento assumono funzioni istruttorie e decisionali nel procedimento di modifica dello statuto dell'ASP, che formalizzerà l'ipotizzata incorporazione, qualora questa sia avviata dall'amministrazione interessata. Resta peraltro confermata la disponibilità degli uffici a supportare l'ASP Umberto I e del Comune di Pordenone nel fornire i chiarimenti d'ordine tecnico-giuridico ritenuti necessari e che appena poco fa... Ve la do, l'ho anche, se la volete ve la pubblico. L'unico l'ho scritta io a Panontini e Panontini ha detto va bene, così mi piace. L'unico interessato è Paolo Bordon, il quale dice con riferimento alla richiesta del Presidente del Consiglio Comunale Terza si comunica la disponibilità della S5 ad un incontro per approfondire l'argomento preferibilmente dal 1 dicembre in poi. È logico, è interessato a capire quale novità questa nuova struttura può portare nel territorio e maliziosamente, speriamo che lo vengano a sapere soltanto 3 persone, donne, uomini e bambini e non altri, e maliziosamente io penso che sia molto interessato, visto il suo problema ospedaliero di posti letto che gli vengono a mancare, tira gli occhi lontano oltre la Pontebana e va a vedere se ci sono posti letto in Casa Serena e all'Umberto I. Parte queste battute spiritose per stemperare un po' i toni, ma vedo che il colloquio con Bordon lo avremo, gli altri 2 assistenti regionali hanno scritto questo. Trieste è vicina. Ecco, da ciò le do subito la parola a Giovanni per il suo quesito. Allora, gli esiti della sperimentazione, corretto? Voleva sapere, sì. Sì, allora, la sperimentazione è partita nel gennaio 2014 e ha riguardato in prima battuta la direzione unificata. Quindi abbiamo attivato una gestione associata delle 2 strutture attraverso una direzione unica, quindi 2 direttori ne abbiamo fatto 1. E questo naturalmente ha prodotto non solo economie, ma anche una prima gestione coordinata delle 2 strutture. E ad aprile 2014 i 2 enti hanno deliberato e sottoscritto un protocollo d'intesa, e poi rinnovato nel corso del 2015 fino al 31 dicembre 2015, in cui mettevano in comune altri servizi nel tentativo appunto di sperimentare una prima prova di coordinamento fra le due strutture. I servizi coinvolti sono stati il servizio trasporti, e questo ha prodotto anche importanti economie per i 2 enti, il servizio amministrativo, il servizio di fisioterapia, il servizio delle caposale, caposala, fisioterapia, mi pare che ho detto tutto, sì, questi sono i servizi sostanzialmente coinvolti. Prego. Grazie per la risposta. Lei mi ha detto, dottore Di Prima, che il discorso della la direzione coordinata, cioè di 2 direttori ne abbiamo fatto 1, quindi questo significa che un direttore o è andato in pensione o è stato licenziato, è stato demansionato. Quale delle 2 strutture? Ecco, l'ex direttore dell'Umberto I svolge in questo momento altre funzioni all'interno dell'equipe amministrativa dell'Umberto I. Sì, ma aveva chiuso il suo rapporto. Prego? Sì, sì, il suo rapporto si è chiuso chiaramente come direttore, esattamente. Sì. A data 18 gennaio, se non sbaglio,
18 gennaio 2014. 14. La prima cosa che è partita è stata la direzione unificata. Con la fine mandato del Consiglio di amministrazione nell'ASP finisce anche l'incarico di diritto privato del direttore. In questo caso il direttore era comunque un funzionario dell'ASP che è rientrato a fare le mansioni che faceva prima. Possono quantificare, mi scusi dottor Di Prima, i risparmi? Perché lei mi ha detto importanti risparmi in ambito dei trasporti. Immagino che si possano in qualche modo quantificare se avete il dato, così come per gli altri. E un dettaglio, il discorso della caposala, che cosa significa? Che abbiamo una caposala per due strutture, ma è sufficiente questo? Allora, per quanto riguarda la caposala, abbiamo tentato un avvicinamento fra le due equipe infermieristiche, perché è evidente che risulta complessa l'operazione di far gestire a una caposala di Casa Serena operatori che dipendono funzionalmente e gerarchicamente da un'altra azienda. Quindi in questa fase abbiamo tentato innanzitutto di attivare una prima conoscenza fra i due servizi e una omogeneizzazione dei protocolli. E le due caposale hanno avviato una serie di formazioni congiunte a favore degli operatori al fine di cominciare a lavorare assieme. Beh, certamente, sì, sono ragazzi. Però abbiamo cominciato a mettere i ferri in acqua per una prima gestione associata. E un po' più spinta è stata l'operazione fatta sulla fisioterapia, in quanto nel 2014 la responsabile della fisioterapia dell'Umberto I ha assunto un compito di coordinamento un po' più forte dell'equipe di Casa Serena. Per quanto riguarda i trasporti, adesso vado un po' a memoria, dovrei controllare un attimo il dato, magari poi cerco di essere un po' più preciso. Se non ricordo male, le economie per il comune di Pordenone e l'Umberto I erano intorno ai 25.000 euro, perché deve considerare che prima giravano due pulmini con due autisti e con due accompagnatori, quindi adesso gira un pulmino con un autista e con un accompagnatore. Questo ha prodotto delle interessanti economie per i due enti. Allora, Casa Serena era data in, aspetti un momento, allora era data in appalto sì, alla cooperativa FAI, esatto, è passato un po' di tempo, 2014, mentre all'Umberto I anche l'Umberto I era dato in appalto alla cooperativa KCS. Ecco. Sì, l'economia di scala. Allora, com'è? Future, beh, certamente future. Beh, sui trasporti c'è già stata una prima economia, insomma, adesso non saprei come definirla, se modesta, grande, insomma, comunque c'è stata una prima economia. Per quanto riguarda... Certo, infatti. Certo. Niente, per quanto riguarda invece le economie di scala previste, noi ci siamo naturalmente sul piano tenuti abbastanza prudenti. E tuttavia vi sono delle interessanti operazioni che possono essere fatte, innanzitutto sugli appalti dei servizi di assistenza, nel senso che entrambi scadono praticamente contemporaneamente nel 2018. Questo sicuramente potrebbe produrre delle importanti economie di scala, perché una cosa è fare un appalto per 100, una cosa è farlo per 150, è evidente che delle economie importanti potrebbero uscire da questa prima operazione. Lo citavo prima, di due lavanderie ne facciamo una, e quindi invece di avere due squadre di lavanderie ne abbiamo una sola. Di due appalti di ristorazione ne facciamo uno, anche lì la ristorazione qui dobbiamo capire, potrebbe essere nel 2018, dobbiamo capire esattamente. La KCS, sì, adesso il Presidente mi invitava a specificare meglio, nel senso che la KCS all'interno dell'Umberto I ha quello che si chiama un global service, cioè gestisce non solo l'assistenza ma anche i servizi alberghieri, e questo appalto scade nel 2018. In Casa Serena invece la ristorazione è gestita da una ditta, un SPA, la Sodexo, il cui appalto scade nel 2022,
Però è possibile che è possibile già nel 2018 che la Sodexo assuma la gestione della ristorazione anche per l'Umberto I. Dobbiamo capire meglio, ma insomma vi sono buone possibilità che questo possa accadere. Anche questo, naturalmente, di due cucine una, di due appalti di ristorazione uno, potrebbe sviluppare interessanti economie. E la portineria. Anche qui noi abbiamo due squadre di portineria, due squadre che naturalmente sono dimensionate per lavorare in autonomia, per cui all'Umberto I ho due operatori, in Casa Serena ce ne sono cinque. Mi chiedo se mettendo insieme le due squadre di sette operatori forse ne bastano sei e quindi potremmo avere importanti economie. Quell'operatore può essere destinato ad altre operazioni. E sul personale amministrativo, sì, è l'altra grande operazione, interessante operazione che può essere fatta. In Casa Sarena in questo momento noi avevamo tre istruttori contabili e una quota di funzionario amministrativo e tre funzionari all'Umberto I. Anche qui, facendo un unico ufficio, mi chiedo se è necessario avere tutte queste figure e quindi anche lì potremmo avere delle importanti economie. Tieni in mente qualcos'altro, Presidente? Consigliera Daniello mi deve aiutare perché lei è stata troppo rapida, non sono riuscito a mettere giù, casomai mi rifà la domanda. Allora, la prima era quella della valutazione da 1 a 10 e qua naturalmente io dico tutti 10. Mi sembra di essere da Fazio con Frassica, quando dai voti ai cantanti, 10, 9 meno un quarto, 11. Mi sembrava di volare, glielo dico sinceramente, mi sembrava di volare un po' più alto. Qua, lei mi chiede delle sensazioni, non c'ho la pagella, non si misura, 10. Tutto perfetto, perfettissimo. A pagina 11, io ho scritto solo pagina 11, qual era la domanda a pagina 11 che non mi ricordo cosa mi ha fatto. Chi è che cosa vi impedisce di operare oggi con l'ambito? A chi è che cosa ci... Scusi? Da 1 a 10 sugli atti deliberativi, ha già risposto il segretario. Sugli atti deliberativi? Ha già risposto il segretario. 10 meno? 10 meno. Poi sul problema del personale, cosa mi diceva? Che il personale pagina 11 cos'era? Il problema. Cosa impedisce oggi a Casa Serena di operare con l'ambito? Non c'è nessuno, tutti possono fare, tutti, anche adesso si può fare. E il problema è che si ottimizza il sistema e si organizza insieme facendo delle cose che possono dare minor sforzo con dei risultati migliori, perché se ognuno fa il lavoro per conto suo potrebbe essere un doppione, mentre se si riesce a capire qual è il problema e uno va a fondo sul problema risolve il problema per tutti e due. Quindi, la coordinazione è limitata per quanto è possibile all'interno del sistema, dell'unico sistema della Casa Serena, e la coordinazione all'interno dell'Umberto I è limitata alle possibilità attuali dell'Umberto I. Lavorare in rete ci può permettere di raggiungere obiettivi più alti, è questo che voglio dire. Quindi l'ASP è un lavoro in rete, cioè
dice, perché invece che fare la spunica non mantieni Casa Serena con me e fai le convenzioni con l'ASP, ma tutto questo non lo puoi realizzare perché no, la Casa Serena non assume. No. No, allora io devo purtroppo devo farle un discorso impegnativo che speravo di essere stato chiaro nelle sedi di commissione. No, e se noi riusciamo, quelli che mi hanno già sentito, chiedo scusa, ma ripeto per far capire, noi riusciremo unendo le forze avere una disponibilità di spazi, di tempi, di mezzi migliore per poter intervenire in una maniera verticale sulla intensità delle cure e in una maniera orizzontale sull'ingresso e l'uscita della casa di riposo. Allora, noi riusciamo all'interno di questa struttura creare una situazione di dare delle risposte diversificate per bisogno ed è in un concetto, entra in un concetto dinamico. Facciamo un esempio per semplificare. Ho una situazione di un piano dove posso avere infermieri, l'infermiera di notte e le OS destinate a fare questo servizio, dove ci sono i cosiddetti casi più impegnati. Sotto ho una situazione in cui i casi sono meno impegnati, per cui potrei non aver bisogno dell'infermiera di notte. Se quel signore lì mi fa una broncopolmonite e si ammala, cosa faccio? Lo sposto ai piani superiori dove c'è un'intensità di assistenza maggiore e questo mi permette di poter curarlo senza doverlo mandare in ospedale. Una volta guarito attraverso le cure fatte, lo si riporta nei piani bassi dove era il suo posto. Allora c'è un concetto di dinamicità che risponde alla grandezza della struttura, perché le piccole strutture questo non riescono a farlo. Avere un'infermiera di notte costa tantissimo, quindi c'è bisogno di strutturare in questa logistica. Altrettanto il concetto è di una dinamicità orizzontale, che è quello di superare il problema del one way in casa di riposo. Cioè tutti entrano ma nessuno esce. Ribaltiamo il concetto. Perché non si può fare entrare e uscire? Quindi in certe condizioni particolari di fragilità del cittadino pordenonese si può entrare nella struttura, avere delle risposte secondo i bisogni, naturalmente valutate dalle varie commissioni che ci sono, poi questo potrebbe anche riuscire e tornare in una condizione che si è stabilizzata all'interno del suo nucleo familiare. Faccio un esempio, una all'interno di una famiglia dove succede una malattia, che si ammala uno dei giovani, che non è possibile intervenire, può entrare provvisoriamente e tenere una funzione respiro un po' più prolungata, perché la funzione respiro è quella della RSA che prevede soltanto 15 giorni. Mentre questa qua potrebbe essere molto più prolungata e arrivare come i soggiornisti anche ai 3 mesi oppure oltre. Quindi c'è questa dinamicità di intervento che può essere effettuata soltanto se tu hai una struttura che ti permette un ricambio di personale e una allocazione delle varie attenzioni è diverse. Nel senso che se a casa Umberto I capita una broncopolmonite, è logico che questo paziente arriva in un nucleo ipotizzato di Casa Serena dove c'è un'assistenza particolare con tutte le strutture che metteremo dentro, anche fisse di assistenza come lei ben sa professionalmente, ossigeno e interventi vari
a disposizione e poi ritorna giù, perché il concetto è sempre quello che lei diceva anche prima: i posti sono 600 quelli dell'ospedale, legati però, no, a tutta, no, la provincia. Questo non è legato soltanto a noi. Allora, e questo è il concetto: soltanto se la struttura è grande posso farlo, ma se la casa di riposo di San Quirino non potrà mai fare 60, quanti posti ha San Quirino? 40 posti, non potrà mai diversificare il servizio. Non ce la faccio adesso da solo, non ce la faccio a fare questo, la faccio in maniera parcellizzata, vorrei farcela ancora di più, e con questo sistema arriverò a ottenere questo risultato. Ma ancora adesso, così, con la struttura così come sta, ci sono dei grossi interventi. Abbiamo, lo sa benissimo, abbiamo dei track customizzati, abbiamo delle apparati di respirazione artificiale, abbiamo, ma noi vorremmo avere la possibilità di dare maggiori risposte, perché è solo attraverso la struttura grande io riesco a offrire questo, sempre in risposta al fatto che noi siamo territorio, che noi siamo i cronici e che l'ospedale ha il compito di guardarmi, farmi la diagnosi e darmi delle indicazioni. Naturalmente l'ospedale non dimette se l'ammalato non è dimissibile, però dice: è dimissibile perché per noi ha superato una certa fase, adesso deve essere il territorio a farsi carico di questa cosa qua. Se già un paziente... non ce l'ho come vorrei averla, non ce l'ho come vorrei averla, ce l'ho ma non vorrei andare di più. Ci sono persone che non lavorano mettendo al centro la persona, questa è una cagata. A proposito, sul personale, lei, volevo farle una piccolo intervento, perché sennò dopo annoiamo tutta l'assemblea. Guardi che il personale attualmente deve essere sempre in formazione e deve essere sempre in educazione continua. Saprà tante cose, sarà bravissimi, ma è necessario, e questo secondo gli indirizzi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non solo del Ministero italiano, ma il personale, qualunque livello intervenga sulla persona, deve essere in continua formazione. Questo è il punto. Noi non vogliamo accusare che uno non ha una sensibilità, ma lo spirito nostro è quello di dire: deve essere sempre in continua formazione e sempre formato. Questo problema, se lei pensa, adesso qua apro un'altra discussione, con il passaggio, ecco perché noi tendiamo alla fidelizzazione del personale strategico, perché se no, se ci viene passato dalle cooperative, una volta mi capita un certo tipo di persona, un'altra volta un altro certo tipo di persona, che per carità saranno bravissimi e preparatissimi, ma non riesco mai a entrare in sintonia in poco tempo con questo personale. Se invece riesco a fidelizzarlo assumere questo tipo di personale, si parla di infermieri, fisioterapisti, caposala e coordinatori. Su questo noi andremo, questo è il personale strategico sul quale noi puntiamo, quindi andremo ad assumere questo tipo di personale proprio per essere certi della formazione, della preparazione e della fidelizzazione del personale. Scusate, consigliere, assessore, non può essere un dialogo, mi dispiace, perché sennò è un dialogo, ma io vorrei... Deve essere domande puntuali, risposte puntuali, dopo c'è la discussione, sennò non finiamo più. Ma scusi, allora se mi domanda i voti, io gli do il voto 10, allora è puntuale questo. Capito, io penso... Ma lei dà una risposta, la consigliera non so. Fa un'altra domanda. Allora le dico, non so rispondere a certe domande sue. Riforma sanitaria, ha detto 600 posti. Profilo, dove inserire il personale nuovo? Non è il personale nuovo, adesso li abbiamo gli infermieri, li abbiamo perché sono esterni, sono a contratto libero professionale,
verranno sostituiti questi vecchi con quelli nuovi, non è che quelli nuovi li metteremo in altri posti. Viene stabilizzato, ma non è che venga messo a star. C'è già un'attenzione massima con personale che ha un altro tipo di contratto. Il numero di posti letto è là. Il numero di posti letto è stato messo lì. E dopo la... Non riesco a capire la incongruenza tra assistenza e rette. Non è troppo difficile per me la domanda. Può rispondere Giovanni. Vediamo se facciamo domande, Giovanni, vediamo. Sì, sì. Con quell'espressione. Mi sente? Ecco sì. Con quell'espressione intendevo dire che vi è una situazione. Adesso trovare il termine giusto, non so se posso dire che poco equa, nel senso che all'Umberto I la retta è stata per tanti anni di molto superiore a quella di Casa Sarena. La quantità di assistenza erogata a favore degli ospiti dell'Umberto I è stata per tanti anni, lo è ancora, di molto inferiore a quella di Casa Sarena. Questo intendevo dire con quell'espressione. Scusi, consigliera Danilo, ha risposto. Ma io ho sentito una risposta e mi sembra fosse anche chiara. Allora, il livello assistenziale è medio-basso, la retta è esattamente identica a quella di Casa Sarena, se non per tanti anni più alta, mentre a Casa Sarena c'era esattamente il contrario, la retta era più bassa e la quantità di assistenza più alta. Questo intendevo dire. Chiarissimo. Grazie. Consigliere Del Ben, prego. Grazie. Io ho in mano la bozza di delibera, che penso sia quella completa, e su questa vorrei fare alcune domande, nel senso che prima di tutto riterrei opportuno che fosse anche riportato il parere delle circoscrizioni. Questo è scritto nei nostri statuti ed essendo questo argomento di particolare rilievo per il Comune, mi sembra che il parere delle circoscrizioni sia un elemento necessario e indispensabile, sicuramente qualificante. L'altro elemento è questo, e che lo ribadisco quello che ha detto la consigliera Daniello, perché non ne ho sentito la risposta. Ci è stato detto che avremmo anche avuto a disposizione una relazione dei revisori dei conti, dato l'importante contenuto economico patrimoniale di questo atto. Ci è stato detto in commissione e anche mi pare la conferenza capigruppo da chi rappresentava l'amministrazione. Quindi, visto che ce l'hanno detto, io vorrei che questo fosse inserito e quello che fa. Poi mi chiedo perché, considerando le attività, che cos'è quello lì di prima? Di oggi? 24 ore prima. Di oggi, 24 ore prima. Atto essenziale per la valutazione va messo a disposizione 24 ore prima, non oggi. Il 16. Allora, un atto essenziale per la determinazione, per la valutazione, non era regolarmente nel fascicolo del tempo, ma a parte. E invece ho sentito parlare di tante attività sanitarie e quando leggo la delibera vedo che tutto è mandato solo alla direzione degli enti locali. Per questi contenuti andrebbe anche inviato alla direzione centrale salute, in particolare con due riferimenti. Voi sapete che Casa Sarena, parte del comune, svolge in modo ottimo, qualificato, la funzione di RSA, quindi di una residenza sanitaria assistenziale, attività che non è riconosciuta all'Umberto I, attività che è regolamentata dalla delibera numero 2151 del 29 ottobre 2015, atto non citato e non verificato nella delibera. Ripeto, delibera numero 2151 del 29 ottobre 2015, linee guida regionali,
per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali. Inoltre ho sentito tutti gli argomenti, ma non ho invece sentito citato, e non è in delibera comunale, la delibera regionale numero 1266 del 26 giugno 2015, che parla del regolamento di definizione di requisiti dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologiche e organizzative per la realizzazione e l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani. Il minimo che posso chiedere al Comune è di confluire in una struttura che questo sia autorizzato e accreditato. Negli atti non ho visto autorizzazione e accreditamento per l'attività che andiamo a fare. Inoltre, sempre nell'anno 2015, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Centrale Salute, Servizi Sociali, Famiglia, ha parlato del fabbisogno regionale di posti letto per anziani non autosufficienti. Questa delibera che ho in mano indica che nella provincia di Pordenone, perché la dimensione di rapporto con l'azienda sanitaria, perché ci sono le convenzioni con l'azienda sanitaria anche per le rette, dice che a Pordenone i posti letto necessari per soggetti non autosufficienti convenzionabili sono 1817. Nel 2014 quanto erano? Sono 1840. Allora non capisco perché motu proprio si dica che si incrementano 36 posti letto, quando al punto 4 della delibera che ho citato prima è scritto che stabiliva, fino al completamento del processo di riclassificazione delle strutture residenziali previsto all'articolo 10 della legge regionale 17 del 2008, il numero di posti letto ad oggi convenzionati con le aziende per i servizi sanitari non sia aumentato. Mi pare che queste siano, per dire, richieste di chiarimento che vorrei vedere negli atti e nella delibera. Ovviamente questo è solo una richiesta sul piano tecnico, poi faremo gli interventi. Va bene, grazie. Vuole rispondere subito? Prego. Allora, per le circoscrizioni, scusa, non sono necessario. Non era tra gli argomenti quali viene chiesto un parere. Il segretario, è meglio che lo spieghi direttamente lei sul parere delle circoscrizioni. È tecnica. Verificato il regolamento per... Durante la progettazione del lavoro abbiamo chiesto alla parte amministrativa se era necessario l'intervento della circoscrizione, e noi abbiamo proceduto e non siamo andati a sentire le circoscrizioni. Non era obbligatorio. In revisione di conti abbiamo distribuito l'RSA, noi affittiamo soltanto i locali all'azienda sanitaria ed è in gestione completa dell'azienda sanitaria. Noi non c'entriamo niente, la gestione totale a carico del distretto. No, noi non abbiamo titolo. Le case sono accreditate, tutte e due. Le due case sono accreditate e autorizzate. I 36 posti in più sono già autorizzati. Con atti. Andiamo a vederlo, sono anni fa, 10 anni. No, beh, no. Non può lavorare un ASP se non è accreditata e autorizzata. Cioè, attenzione. Allora, è un obbligo di legge. Adesso non voglio dire cose imprecise, ma c'è stata una volontà della precedente amministrazione di non costipare la struttura e quindi di ridurre volontariamente
i posti letto che erano già precedentemente autorizzati per non costipare, era una scelta dell'amministrazione precedente per non costipare la struttura. Adesso gli atti dobbiamo andarlo a cercare. Perché... Sì, ma la struttura non può operare se non è autorizzata. Poi per resto... No, ecco, rispetto all'autorizzazione, è un'autorizzazione che risale a moltissimi anni fa. Il consigliere ha citato il nuovo regolamento regionale sull'autorizzazione al funzionamento, non all'accreditamento delle case di riposo, cioè i requisiti minimi per poter lavorare. È un percorso che è appena cominciato. La Regione ha solamente chiesto a tutte le case di riposo un'informativa generale sullo stato dell'arte, dopodiché verrà costituita una commissione tra cui, dove sarà presente e probabilmente avrà la regia l'azienda sanitaria, che valuterà se le condizioni previste dal regolamento sono presenti nelle case di riposo. Fino a quel momento valgono le vecchie autorizzazioni che sia l'Umberto I che Casa Sarena ha da moltissimi anni. Consigliere Sperotto, prego. Sì, buonasera. Siedo appunto in questo sede di consigliere comunale da 2 settimane e mi trovo già un argomento così complicato e difficile da affrontare, anche perché non ho seguito purtroppo le puntate precedenti perché non ero in consiglio. Ho cercato di leggere, approfondire, anche per rispetto del personale e per rispetto degli ospiti barra residenti delle case di riposo. E quindi la prima domanda che faccio è pensando a loro, cioè, e chiedo alla Giunta, all'assessore, al signor Sindaco, come sarà possibile gestire questo processo con questa amministrazione che sta finendo il mandato. Quindi con la possibilità che tutto quello che ci è stato detto, quindi questo percorso, non potrebbe essere seguito da questa giunta. Mi chiedo appunto se non sia ancora il caso di fermarsi un attimo prima di decidere, anche se forse non è possibile, però io vi ritengo opportuno ancora fermarsi e ragionare un attimo, perché comunque su queste persone si farà un passaggio che difficilmente, signor Sindaco, potrà essere gestito come lei l'ha rappresentato all'inizio del Consiglio Comunale, perché fra pochi mesi questa giunta cesserà il mandato. Quindi vi chiedo appunto dal mio chiarimento è come farete a gestire questo passaggio in così poco tempo? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è questa. Lo strumento, ho letto lo statuto, cioè questa è una delibera importantissima, viene ceduto il patrimonio comunale, vengono trasferiti dei contratti di lavoro a un altro ente e il comune eroga in 11 anni circa 6 milioni di euro. Punto è, quale sarà il controllo del comune sulla gestione e sulla qualità dei servizi? Cioè, è sufficiente nominare i consiglieri da parte del sindaco, di cui uno di minoranza? È sufficiente questo? Non era possibile inserire una forma di controllo ulteriore, magari far partecipare alla gestione anche una rappresentanza dei residenti della casa di riposo, degli ospiti? Questo vi chiedo. E infine, il comune si impegna a trasferire una grossa e ingente somma di denaro all'ASP per garantirne evidente la sopravvivenza, soprattutto nel primo periodo. Ma è solo quello che dovrà trasferire il Comune? Noi sappiamo che in questo momento storico le pensioni stanno crollando, anche per ovviamente per quello che è successo, anche ovviamente le riforme delle pensioni hanno determinato un calo notevole. E ci sarà sempre più un gap tra quella che è la retta e quella che è la pensione. Chi pagherà la differenza? Chi pagherà la differenza? Questi sono i chiarimenti che chiedo. Li accorpiamo o rispondiamo? Assessore, scusi. Accorpiamo? Sì, ecco, meglio. Consigliere Giannelli, prego. Una
serie di domande sono già state fatte, quindi devo tagliare. Premetto che, cioè lo dico perché io non, spero anche di invece, infatti parteciperemo nemmeno a voi, perché è il Napoli della polizia stessa, perché è fatto una cosa grande. Adesso poi tecnicamente siete stati bravi, avete detto, passiamo alle domande. In realtà non abbiamo fatto parlare più di una volta. Quindi c'è anche la notizia di sentire uno di questi cittadini, quindi è gravissimo. Per cui, siccome vi hanno fatto una serie di domande, alcune state fatte, non vorrei neanche farle, ma proprio fatto così, mi vorrei sapere come mai l'assessore mantenete il condominio nella casa, nella proprietà di Tonio? Cioè prendete piano terra e piano terra. Lo scantinato, cioè la cessione avviene per due terzi e quindi passate a una situazione di condominio. Per quale motivo? Sotto c'è scritto che abbiamo interato c'era più la storica. Non capito perché non lo dice. Premesso che non sono d'accordo, però una domanda tecnica. Poi il valore di 2.145.000 euro, su quanti metri quadri è stato fatto e con che parametri? Voi sapete quanto avete dato di stima a Mietropa allo studio. Le rette veramente, questa è la seconda domanda, terza domanda, le rette veramente di parte sì o no? I contratti d'appalto saranno ceduti o no? I contratti d'appalto in capo a ogni singola come si dice, entità. Erano ceduti o no? E poi io non ho trovato un business plan, cioè un quadro riepilogativo, ma è già stata fatta questa domanda che dica dove sono i vantaggi rispetto ai possibili svantaggi. Ne avevo altre, però sono veramente sconfortato. Sarei portato a me. Grazie per il finale. Consigliere, bevi l'acqua, prego. Proseguiamo, assessore. Prosegui. Come fare a garantire ciò? Allora, è logico che entrare in consiglio comunale con una proposta di delibera così importante, così impegnativa a fine mandato sia un po' irrituale. Di solito la si fa a inizio mandato. Non va da sé che noi diciamo che l'avremmo fatta subito se avessimo avuto i dati in possesso che abbiamo adesso, ma purtroppo i vari percorsi fatti ci portano a fine mandato a fare questo, e a fine mandato espone probabilmente una situazione di incertezza per il futuro. Ma io ripeto quello che dicevo prima, ci potrebbe arrivare un'amministrazione ancora più brava e più sensibile della nostra,
ma potrebbe arrivare anche un'amministrazione, come dicevo in premessa, che potrebbe dire i servizi agli anziani li potrei delegare al privato che esiste ed è potente ed è anche presente in questa zona. Noi abbiamo voluto battere un colpo dicendo è un servizio pubblico che deve rimanere in mano al controllo pubblico e che deve avere certi tipi di garanzie, che è quello che io ho detto in apertura sul cappello che ho fatto. E questo mi tranquillizza dal punto di vista della mia responsabilità, dico ho fatto il mio, e non è che dica è giusto che la prossima amministrazione decida su una cosa del genere, perché non è facile arrivare a prendere delle decisioni così importanti e così studiate. Noi l'abbiamo fatto, proponiamo questo percorso, lo mettiamo in sicurezza, anche perché votando la delibera del piano sono praticamente 10 anni che si costringe, a meno che non ci siano delle rivoluzioni, il Comune a seguire il business plan presentato. Quindi praticamente anche questo è una forma di controllo. E dopo, se il mondo si rovescia, c'è sempre quella piccola parte di imponderabile che potrebbe capitare. Ma noi lo vogliamo fare per dare un segnale che questa amministrazione ha questa sensibilità. La seconda domanda, non ho fatto tempo a scrivermela. Il controllo del Comune sui servizi erogati, il nostro è tutto previsto, sì. Che noi ogni anno facciamo. Il controllo da parte del Comune è previsto nello statuto e una volta all'anno deve essere riportato al sindaco, e questo è già scritto nello statuto, per cui il controllo deve essere seguito una volta all'anno. La terza era? Il Comune si impegna per spedire all'ASP una somma ingente, ma sarà solo quello o ci sarà altro? No, no. La terza domanda era che il Comune trasferisce una somma ingente, diceva avvocato, scusi che non mi ricordo la terza domanda. E chi lo esercita? Il sindaco? E il sindaco ha potere di revocare il... Dove c'è scritto che potere di revoca? C'è il potere di nomina, ma non di revoca. Se mi dite, io chiedo scusa, mi sarò sbagliato, se mi dite che il sindaco ha il potere di revocare i consiglieri del consiglio, io non l'ho letto. Sì, su questo vorrei aggiungere due cose, perché già nella formulazione attuale, in realtà uno dei rilievi che ci hanno fatto ma che noi non abbiamo modificato era la richiesta di soppressione del comma 4 addirittura dell'articolo 14, cioè dicendo che il luogo dove creare i presupposti per la revoca non sono lo statuto ma l'atto di nomina, e cioè questa è l'indicazione che ci dà la Regione, quindi significa che le nomine che si andranno a fare in futuro devono avere tutte le caratteristiche per poter dire... Questi sono gli atti di indirizzo, no, che magari posso anche integrare annualmente, e se non c'è l'adempimento, oltre alle ai casi di grave e reiterate irregolarità, anche la gestione, quindi è nell'atto di nomina che va regolamentato. Però il fatto che l'ASP stia diventando un ente strumentale secondo il sistema del bilancio armonizzato, significa che ci saranno comunque ancora delle modifiche che lo attrarranno e lo renderanno più stringente, perché siamo passati da un sistema dove l'ASP era completamente autonoma, adesso a diventare un ente strumentale, quindi con l'obbligo di un controllo più stringente. Però quello che ci dice le osservazioni che ci fa l'ufficio regionale, sul comma 14 si ritiene che il sindaco possa procedere alla revoca dei componenti che ha nominato nei casi previsti dal proprio ordinamento,
non spetta quindi allo statuto dell'ASP prevedere casi di revoca e procedure che il sindaco dovrebbe seguire prima di procedere. Cioè, questo è il rilievo regionale. Per cui non, cioè, già il comma quarto resistiamo, ma potrebbe essere che lo taglino loro, no, all'articolo 14, perché è con il provvedimento di nomina che si devono porre tutte le condizioni ulteriori al grave e reiterate irregolarità, che insomma sono un classico. Gli stessi revisori del documento che mi avete dato un minuto fa, che vi chiedevano di inserirlo, o mi sbaglio? Cioè, io voglio capire. Cioè. Bene, prego, assessore. No, scusi. Scusi, ha terminato? Ha risposto? No, facciamo terminare le risposte. Non c'è il potere di revoca nello statuto? Lo possiamo. Ma se. Cioè, non, forse c'è scritto altro. Vabbè, dopo nella discussione potrete approfondire la cosa. Un attimo, avete terminato? No, per non interrompere, avete terminato le risposte? Bene, allora do la parola al consigliere, perché se no devo interrompere gli altri consiglieri. Prego. Regolamento. Gli atti richiamati dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati a disposizione dei consiglieri presso il segretario generale del Comune il giorno successivo a quello di comunicazione dell'avviso di convocazione, salvo i casi d'urgenza. Punto. Nessun argomento, non di norma, nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione definitiva se gli atti relativi non sono depositati almeno 24 ore prima. Allora, il parere dei revisori dei conti, peraltro a firma unica, nonostante sia. Comunque è del giorno 16 novembre, oggi non sono passate 24 ore. Penso che questo non possa essere messo in votazione. Richiamo nitido al regolamento. No, calma. Scusate, sto chiedendo al segretario, siccome è un documento di cui non sapevo. Sì, scusate. Adesso vediamo cosa dice la regione. Decade la delibera o no? Non si può votare. Non si deve votare. Sonia, non si deve, per rispetto al regolamento. No, non si può. Almeno fosse da. Allora, provo a riassumere. Il parere dei revisori era dubbio che fosse dovuto su questo tipo di delibera, comunque l'abbiamo prudenzialmente chiesto. Non è citato nell'atto, cioè è ovvio che è dubbio, per cui l'abbiamo richiesto. Comunque, dopodiché, sotto l'aspetto formale, è ovvio che c'è un mancato rispetto dell'articolo 24. No, nel
Perché il 267 parla di servizi pubblici locali sul parere dei revisori. Parla di servizi pubblici locali. Io comunque... perché questo è un intervento ed è corretta quella della tempistica, e a prescindere dal fatto che abbia un'unica firma, ma il segretario ci dice che c'ha le PEC, quindi a parte che dovrebbe essere trascritto sul libro per avere validità, comunque chiusa questo aspetto formale, c'è un aspetto sostanziale che richiamano i revisori stessi nel parere. L'articolo 239 prevede espressamente, e lo leggo adesso, modalità, che il parere sia richiesto nelle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni. Allora, visto che mi sembra che si stia discutendo sulla costituzione e partecipazione del Comune, tant'è vero che il collega Cabibbo ha fatto un mirabile intervento a cui ha avuto una risposta, a mio modo di vedere, tra virgolette scandalosa, per come la vedo io, perché l'intervento era preciso e puntuale, io chiedo come mai lei mi dice che è dubbio se sia dovuto o meno. Qua c'è un problema proprio di fondo, che la delibera non richiamava, perché non aveva previsto il parere dei revisori, e sono stati i revisori stessi a andarvi a dire: guardate signori che state sbagliando, e voi mi venite a dire, custodi della legalità, che è dubbio che sia dovuto? Allora ditemi se si parla di costituire o meno di un organismo esterno. Leggetevi 239 e poi ne parliamo, se ritenete. Se no chiediamo alla Regione, visto che la Regione sembra debba sapere tutto, qua uffici comunali, cioè assessore, uffici regionali, nessuno si è accorto che mancava un parere obbligatorio. No, ma a prescindere dalla tempistica, che l'ha già evidenziata il Consigliere del Bene, non entro nell'aspetto della tempistica. Qui la delibera che ci avete mandato non prevede il parere del Collegio Revisori, che è obbligatorio, punto e basta. Non si discute su questo punto. Quindi chiedo al segretario che mi dica se continua e conferma quello che ha detto prima, che il parere non è dovuto, oppure se adesso a verbale ci dice che il parere è dovuto. Se ci dice che non è dovuto, mi spiega perché. E non l'avete, ve l'hanno ricordato loro, non l'avete chiesto. Se l'aveste chiesto voi, l'avreste messo nella delibera. Sì, perfetto. Scusate. Allora, scusate, mi dice il segretario che allora effettivamente questo documento è un documento che è necessario, richiamato e deve essere depositato nelle 24 ore prima, come dice il regolamento, giustamente. Pertanto, se siete d'accordo, possiamo portare a termine gli chiarimenti, ma non chiudere l'argomento chiarimenti, cioè se ci sono ancora chiarimenti portiamo a termine, poi io sospendo, chiudo i lavori del Consiglio e lo riconvocherò con questo documento ovviamente allegato. Non c'è altro da fare. Prego. No, un attimo. No, un attimo, andiamo con ordine con chi si è iscritto per chiedere chiarimenti. E dopo consigliere. Consigliere Dalmas? Non c'è. Consigliere Ribetti, allora faccia lei la richiesta. Silenzio. Per capire l'ordine dei lavori, Presidente, se non ricordo male...
se non ricordo male... Silenzio! La... Solo per capire... Lo... Scusi, consigliere, per cortesia... Sì, no, no. Prego. Per capire l'ordine dei lavori, se non ricordo male, la commissione... Silenzio, Capigru... scusate, devo liberare l'aula. Il consigliere sta parlando, per cortesia. La commissione capigruppo aveva deliberato, se non ricordo male, di andare avanti in ogni caso per, al termine della prima delibera e se, altrimenti finire alle 10:30, visto che in ogni caso questa delibera non si potrà concludere, se non ricordo male, cioè se non ho capito male, e visto che sono le 10:25, no, non sono 20, lei... no, no, non sono 20. Mancano ancora 7 minuti, possiamo fare ancora un paio, no, no, di domande, carità, poi chiudiamo. Allora, visto io volevo sapere se è possibile porre delle domande al collegio dei revisori. C'è qualcuno presente al collegio dei revisori? No. Beh, allora io mi riservo di concludere le mie domande quando sarà presente il collegio dei revisori che ha reso il parere. Grazie. Va bene. Qualcun altro iscritto, consigliere Dalmas? Prego. Prego, consigliere Giannelli. Non attende la risposta alle domande? Prego. Nella parte sottostante c'è l'archivio storico e serve praticamente, questa parte serve al comune, quindi la condizione di condominio è legata, va bene, se domani riusciamo a trovare una locazione dopo prenderemo tutta la struttura. È l'archivio storico del comune che serve al comune. Poi il valore a cui abbiamo fatto riferimento era quello dell'ufficio patrimonio. Cosa? È quello che ci ha dato l'ufficio patrimonio. È quello, io non posso fare una stima. Non abbiamo fatto una stima, abbiamo chiesto all'ufficio patrimonio che ci dica qual è il valore e il valore è quello indicato dall'ufficio patrimonio. Sui contratti appalti subentriamo noi su tutto, se vuole una specifica glielo meglio che glielo dica tu. Tu tira lungo un po'. Sì, consigliere Giannelli, sui contratti di appalto in essere, quelli che sono riferiti esclusivamente a Casa Serena, tipo la FAI, la Sodexo e altri contratti di gestione, subentra l'ASP in toto, così alle stesse condizioni, perché continua l'appalto sino alla scadenza. L'unica cosa che si dovrà discutere sarà il Global Service Gestione Calore, che riguarda tutti gli edifici del Comune di Pordenone, e quindi contrattare con il Global Service qual è la parte che riguarda Casa Serena. Bene, finito. La risposta alla consigliera... Anche l'elemento delle pompe funebri. Non c'è scritto, non mi riferisco a me. Basta. Basta. Sì, chiuda. Daremo la risposta alla prossima volta. Bene, signori, dichiaro chiusi i lavori, sono le 22:30, il Consiglio verrà riconvocato a domicilio. Grazie e buonanotte a tutti.